non sono abituato a parlare al microfono, quindi chiedo scusa. Mi piace l'intervento ora in cui è richiesto comunque molta sintesi. Io colgo l'occasione soltanto per presentarmi e per farvi sapere che qui c'è anche Castelnuovo Berardenga. Siamo un piccolo comune, abbiamo fatto le cose in tempo record, perché intorno... Mi chiamo Silvio Spolsino, sono candidato sindaco e ci stiamo impegnando tantissimo e stiamo cercando di fare il massimo per arrivare a fare una campagna elettorale. Abbiamo di fronte degli avversari molto forti, quindi ci siamo organizzati, abbiamo fatto dei gruppi, abbiamo cercato di raccogliere quelle che sono le esigenze della gente, è nato un gruppo d'ascolto per cercare di calare quelli che sono i problemi della gente nel programma elettorale, non utilizzare un programma elettorale standard. E quindi stiamo facendo un forte lavoro, il gruppo è molto eterogeneo, abbiamo farmacisti come nel caso mio, abbiamo persone laureate in psicologia, operai, disoccupati, quindi abbiamo una rappresentanza abbastanza eterogenea di quello che è il tessuto del comune. Abbiamo una grossa difficoltà sicuramente, quella di farci conoscere, quindi stiamo aspettando la certificazione, perché abbiamo bisogno di far sapere a molti del comune che ci siamo, perché abbiamo saputo che comunque alle elezioni precedenti ci sono stati 1000 elettori, però poi quando ci riuniamo, siamo partiti che eravamo in 3, ora ci riuniamo, facciamo delle riunioni con una ventina di persone, quindi è molto bello questo, è molto bello vedere che siamo sempre di più e siamo tanti. E la cosa importante è che è strano, a volte si chiede la partecipazione delle donne, ieri ne parlavo con gli altri candidati sindaco, vedevo che gli altri gruppi sono molto più folti di donne, la cosa mi dispiace, a me sarebbe piaciuto avere una candidata sindaco, una donna, perché è molto, molto più bello, mi piace perché è l'idea di cambiamento, l'idea di rivoluzione che vogliamo trasmettere. E purtroppo non ce l'abbiamo fatta, perché il problema di un piccolo paese è che la gente ha difficoltà a venire fuori. Ci stiamo mettendo tutta, vogliamo che tutti ci mettano la faccia, perché poi alla fine non molti sono venuti al gruppo d'ascolto a sentire quello che si diceva per aspettare di essere convinti da noi. Noi siamo persone normali, siamo cittadini, ho un lavoro, abbiamo una famiglia, ho dei figli, cioè ognuno deve portare il suo contributo. Non possiamo aspettare che qualcuno ci convinca a farci votare il Movimento 5 Stelle, dobbiamo essere partecipi tutti e questa è la cosa importante. Io sto impegnando moltissimo sul programma elettorale, il gruppo è molto bello, mi piace, mi hanno accolto perché sono arrivato un po' dopo, eravamo 3-4, siamo diventati una ventina, mi vogliono bene, mi hanno scelto, io partecipavo soltanto per dare una mano anche dietro le quinte, perché poi dall'accento si sente, non sono né senese né di Castelnuovo Berardenga, però ho studiato qui, sto qui da oltre 10 anni, ho la famiglia, la compagna di Siena e mi sento di dovermi impegnare. E il mio impegno era anche non come candidato, non avevo bisogno di fare il candidato sindaco o comunque il consigliere, ho detto se proprio c'è bisogno di fare la lista io ci sono, perché non possiamo lavorare, arrivare all'ultimo e salta tutto, e avrei preferito che molte, soprattutto donne che sono venute hanno detto noi non ce la sentiamo, ci sono rimasto molto male, perché non metterci l'impegno e rischiare che magari ora abbiamo, lo dico, forse c'è qualcuno di Castelnuovo, qualche donna magari, non lo so, però siamo al numero minimo, è una cosa che a me dispiace molto, perché può capitare che magari uno del gruppo dei candidati tra consigliere e sindaco magari non viene certificato, quindi salta la lista. Io ho sensibilizzato, poi non le posso convincere le persone, devono essere convinte, le ho pregate, mi sono impegnato, non ce l'abbiamo ancora fatta, forse siamo ancora in tempo, io vorrei raggiungere il numero massimo, questo è il mio prossimo obiettivo, quello di avere una lista col numero massimo, siamo 9 più 1, dovremmo essere 12 più 1 per raggiungere il numero massimo, anche perché il territorio di Castelnuovo Berardenga è molto grande, anche se gli abitanti sono pochi, siamo 10.000, quindi arrivare a fare un gruppo folto è fondamentale, questo è il mio prossimo obiettivo. Io mi sono presentato, il gruppo ora vedo qualcuno dei consiglieri, però li conosceremo presto e spero comunque, io ci credo, gli avversari sono forti, però forse ce la possiamo fare, aspettiamo di venire allo scoperto, grazie. Ti ringrazio Giancarlo, molto gentile. Devi affrontare le difficoltà, non chiedere al mio candidato cosa ne pensa
delle energie rinnovabili, cosa ne pensa per la tutela del territorio, cosa ne pensa per tutelare il paesaggio. Io voglio vedere se è preparato, se può dare un'indicazione anche agli altri, che magari cittadini, quando il suo candidato, ora io non gliele posso fare tutte perché starebbe qui 4 giorni, che qualche altro solleciti il suo candidato. Grazie. Grazie del suggerimento, mi ha consigliato la sintesi, cercherò di farlo, ma tanto ho poche parole da dire. Se ne è parlato tanto, le energie rinnovabili sono fondamentali perché è l'unico modo per riuscire a toglierci di dosso il più grosso nemico che abbiamo, il petrolio, e quindi tutte le lobby che ci sono dietro, e quindi l'inquinamento. Abbiamo ragionato anche su questo nei gruppi d'ascolto. Non possiamo, ci sono dei territori molto belli come quelli del comune di Castelnuovo Berardenga, del Chianti, non possiamo pensare che di ricoprire indiscriminatamente tutto di pannelli solari, anche perché questo è inverosimile, magari fosse possibile, ma non è sempre possibile. Allora, per cominciare a lavorare sull'energia, bisogna individuare, ci vuole un piano regolatore del comune che individui, faccia una mappatura della zona e capire dove si possono mettere i pannelli solari a basso impatto ambientale, dove si può praticamente comunque preservare il territorio, perché poi ci lamentiamo del turismo che non c'è, ci lamentiamo che il paesaggio non è più quello di una volta, i fiumi cambiano il loro decorso naturale, allora bisogna cambiare un po' le cose. I rinnovabili sì, però fatto con un criterio, non ci sono solo i pannelli solari, c'è la geotermica, ci sono le biomasse, non lo so, dovremmo vedere, perché non fatto in questo modo, c'è il biogas, vediamo poi cosa succede quando c'è il biogas. Noi dobbiamo cercare di avere un piano regolatorio del comune, un piano regolatore del comune, e capire dove si possono fare le cose senza deturpare il territorio. E poi dobbiamo rispettare anche alcune cose, chiudo con questo. Noi leggevo che c'è questo protocollo di Kyoto, noi abbiamo già degli obblighi, noi abbiamo l'obbligo di ridurre del 20% gli idrocarburi e il gas, abbiamo l'obbligo di ridurre l'emissione dei gas serra, noi abbiamo anche l'obbligo di aumentare del 20% le energie rinnovabili, che non sono solo i pannelli solari, quindi rinnovabili sì, ma il territorio comunque non ce lo dobbiamo dimenticare. I posti dove fare mettere i pannelli solari ci sono, forse io penserei a una discarica, la riemperei di pannelli solari, cioè magari la rivalorizzo e la chiudiamo e pensiamo ai rifiuti zero. Questo è una linea politica, non è una soluzione, perché la soluzione non è immediata, però se andiamo in questa direzione forse i problemi li risolviamo. E io sono molto vicino al gruppo, lo ascolto sempre, ci ascoltiamo tra di noi e vengono fuori queste soluzioni. E poi aspetto, cioè, se c'è la possibilità di avere altri consigli, di capire come si può fare meglio, noi siamo qui, cioè siamo comunque, è nato apposta il gruppo d'ascolto, serve per ascoltare la gente, anche sull'energia. Grazie. Microfono. Allora, no, vabbè. Dunque, continuiamo in attesa di Battipaglia. C'è Nadia, la mia di Milanciano, che poi va. Ora c'è tanta gente. Sintesi. Allora, nel chiedervi comunque di nuovo sintesi, perché ci stiamo avvicinando all'incontro con i nostri amici, volevo appunto invitare Nadia, che voleva fare un appello che mi sembra giusto farvi ascoltare. Prego. Buonasera a tutti, io sono nel meetup di Chianciano, volevo fare un invito ai candidati sindaci. Quando vi presentate, per favore, non dite noi ci proviamo, noi ci stiamo provando, noi faremo forse, il nostro obiettivo forse sono 2 consiglieri o meno. Noi vinciamo e questa fiducia la dobbiamo dare a chiunque. Tutti devono essere convinti di non disperdere i voti e di concentrare le forze per mandarli a quel paese, tutti, ok? Grazie. Giustamente è stato successone. Allora continuiamo, torniamo un attimo in Valdelsa e ci abbiamo San Gimignano con noi, vai. Buonasera, sono Ghini Fabio, candidato di San Gimignano. Ce la faremo sicuramente dopo un intervento così. Noi siamo arrivati ad avere un obiettivo comune,
dopo un percorso di alcuni mesi, 5-6 mesi insieme abbiamo fatto, con una squadra bellissima tra l'altro, che è la ecosostenibilità. Un concetto entro il quale si possono riassumere le fasi della nostra vita, dal lavoro ai rapporti sociali e forse anche alle aspettative che abbiamo verso il futuro. Qui effettivamente c'è una crisi di sistema, dobbiamo affrontarlo questo argomento, non possiamo uscirne come Movimento 5 Stelle. La giornata a Genova, oltre, è stata bellissima, ci hanno fatto vedere delle strade favolose. Forse a San Gimignano abbiamo la fortuna di poter sfruttare un brand, un marchio, da portare nel mondo. Siamo ambiziosi, sì, e con l'aiuto dei cittadini riusciremo a farlo. Grazie tante, io ho finito. Quando si dice la sintesi, però lui se ne ha approfittato. Hai detto che le dovevi dire. Ci buttiamo un'altra volta a sud, a Monteroni, eh? Monteroni d'Arbia. Grazie, salve a tutti, sono Francesco Iello, sono candidato sindaco di Monteroni d'Arbia. E candidato sindaco da poco, perché il nostro candidato sindaco... Si sente? Sì. Ecco, prova, Battipaglia? Niente, niente Battipaglia? Allora, un applauso da Siena a Battipaglia, dai! Forza, eh! Forza, vinciamo noi! Allora, un applauso da Siena a Battipaglia, dai! Forza, eh! Forza, grande, le due piazze! Pronto? Non si vede, Battipaglia, non vi vediamo, aspetta un attimo. Luca, ci senti? Aspetta, Battipaglia. Qui Siena. Luca, Luca, ci senti? Noi vi sentiamo, Battipaglia. Houston, we got a problem. Ecco, sì. C'è un delay pazzesco. Battipaglia, non vi vediamo, aspetta un attimo. Vabbè, abbiamo ancora un problema. Stacchiamo qua e continuiamo a parlare. Noi vi sentiamo, Battipaglia. Oh, evviva. Houston, we got a problem. Ecco. È ripetizione, come è possibile? C'è un delay pazzesco. Stacca wifi. Vabbè, abbiamo ancora un problema. Stacchiamo qua. Ok, e sintetico perché arriviamo alle 16. Ciao Siena, siamo in diretta. Dobbiamo siamo smettere prima dell'arrivo. Della sala. Pronto? Battipaglia. Pronto? Ci sentite? Battipaglia, noi vi sentiamo. Un applauso da Siena, Battipaglia. Battipaglia, ricevuto? Siamo in diretta, dobbiamo smettere prima della sala. Pronto? Battipaglia. No, io. Battipaglia, noi vi sentiamo. Un applauso da Siena, Battipaglia. Dai, chiudi sta roba perché. Allora, stacchiamo questa cosa. Battipaglia, ricevuto? No, chiudi. C'è una cosa complicata questa. Tu ci senti bene, sì. Faccio continuare lui. Ok, allora mi raccomando la sintesi, perché alle 16 dobbiamo smettere. Grazie. Allora, riprendendo il discorso, io dicevo, sono il candidato attuale perché il nostro candidato sindaco, che ha creato anche il Movimento 5 Stelle Monteroni d'Arbia, per motivi di salute purtroppo si è dovuto ritirare, comunque ci dà sempre il suo aiuto. E ho sentito tanti bei discorsi fatti dagli altri candidati e in confronto mi sento veramente neonato, perché già si parla di programmi avanzati mentre noi siamo ancora alle prime armi, ci stiamo muovendo. E in tutto ciò devo comunque ringraziare soprattutto la squadra che mi sta intorno, perché senza di loro non saremmo un Movimento Monteroni, ma sarebbe solo una lista creata all'ultimo momento.
E cosa dire? Monteroni è un paese praticamente dove ci scontreremo con un sindaco uscente che ha ottenuto alle ultime elezioni il 75%, quindi è un muro grosso da possibilmente scavalcare. Il nostro obiettivo è quello di possibilmente arrivare a piazzare due o tre persone in modo da cominciare a seminare oggi e raccogliere domani, possibilmente andando al governo e facendo veramente una politica che sia a 5 stelle anche per Monteroni d'Arbia, creando tutte le situazioni possibili migliori, dall'ecosostenibilità al turismo, a tanti progetti che stiamo studiando adesso nel programma che stiamo creando e che stiamo cercando di prendere soprattutto ai cittadini che ci devono... Silenzio. Che ci devono appunto suggerire loro cosa veramente hanno bisogno e cosa c'è bisogno a Monteroni d'Arbia. Io chiudo qui, non mi voglio dilungare, anche perché penso che così lasciare spazio ancora a chi si deve presentare. Grazie a tutti. Sì, allora vogliamo continuare le presentazioni, anche se con Battipaglia è andata così, però... Poi ce la faremo, mi dicono, però ci sono gli amici di Montepulciano, di Sinalunga, l'abbiamo già sentiti, e di Torrita. Se ci sono i candidati sindaci e se vogliono intervenire, ci fa molto piacere. Buonasera a tutti, mi chiamo Bracciali Stefano e sono il candidato sindaco di Torrita di Siena. Ho sentito i vostri programmi, le vostre idee e ho apprezzato, anche perché noi siamo... un meetup che è nato da solo 2 mesi e siamo riusciti a presentare la lista grazie solo ed esclusivamente alla rete, perché facendo rete siamo riusciti a reperire tutte le informazioni necessarie per compilare i moduli, compilare tutte le richieste necessarie, e perché i vari punti di programma li abbiamo trovati snocciolati tra i vari meetup. Questa è una cosa fondamentale, ritengo io, per poter portare avanti un'idea comune di questa zona, della nostra zona. Noi siamo molto legati a quello che è il comune di Sinalunga, perché stiamo portando avanti un progetto comune, che è quello della fusione dei comuni, e è la cosa che ci dà più orgoglio, perché è veramente l'unico sistema per poter reperire i fondi necessari per risolvere i problemi che ci sono all'interno dei comuni. Nel nostro comune praticamente il problema più grave e più sentito dalla collettività è quello del degrado delle scuole. Noi abbiamo una scuola che è fatiscente e sta insomma cascando a pezzi, e ci servono molti soldi per poter tirare su e risolvere questo problema. È stato preso dall'amministrazione comunale precedente una scuola in affitto, diciamo, però è una cosa ridicola, perché si sono legati in affitto per non so quanti anni con un costruttore locale della zona. Quindi questa cosa, ripeto, è una cosa da noi molto sentita. Vi chiedo una cortesia a tutti i meetup di mettere più informazioni possibili, perché facendo rete in questo senso noi riusciamo a essere più forti di quei 20 candidati sindaci o quelle 20 persone che sono il lunedì riunite a cercare una soluzione. Se nel nostro meetup mancano per esempio dei tecnici, ma abbiamo piuttosto dei maestri, della gente esperta in questo senso, metteremo a disposizione la nostra esperienza. Mentre in questo senso, trovando altre informazioni su meetup, riusciremo a essere veramente forti. Vi volevo dire solo una cosa: vinciamo noi. Grazie. Sì, mi sembra, ecco, c'era anche l'amico di Montepulciano, se voleva intervenire. Eva anche aveva chiesto di intervenire, vai. Sentiamo il candidato sindaco, poi Eva fa un breve intervento. Vieni, benvenuto. Salve a tutti, sono Mauro Bianchi, il candidato sindaco di Montepulciano Movimento 5 Stelle. E, anche noi siamo partiti, diciamo... Noi siamo partiti 2 anni e mezzo fa, io sono entrato alle elezioni politiche del
del febbraio dell'anno scorso. E abbiamo fatto una serie di battaglie, abbiamo fatto diverse battaglie anche con il consorzio di bonifica, qui con Fabiano, abbiamo scoperto e assaporato il modo di fare rete, ecco, quindi la prima riunione che c'è stata del canale Maestro è stata fatta a Montepulciano, è stata proposta da noi e poi insomma adesso stiamo andando avanti. E a Montepulciano c'è un sindaco del PD che è tutt'altro che debole, però noi anche lì facciamo interpellanze, facciamo denunce, facciamo tutta una serie di cose che servono per fare il combattimento proprio campale, ecco. Non ho nient'altro da dire, il programma è quello del 5 Stelle, quindi sempre corretto e arrivederci. Grazie mille. Eva ci voleva dire qualche cosa. Vieni Eva. Allora, ciao a tutti, io vi volevo fare un in bocca al lupo enorme per quello che il lavoro che vi aspetta. Invito tutti quanti i meetup a partecipare ai regionali, perché scoprirete comunque, quando entrerete all'interno dei comuni, che molte cose dipendono dalla regione. Quindi vi troverete anche tarpate le ali nei vostri progetti, perché a volte sono proprio cose che riguardano esclusivamente la regione. Fare rete fra i comuni e i tavoli regionali di lavoro, e quindi poi nel 2015 con la regione, è un valore aggiunto incredibile, perché voi portate i problemi che avete nei vari comuni ai tavoli di lavoro tematici, ne discutiamo, portiamo i progetti poi in quello che sarà la proposta regionale e quindi diventiamo sempre più forti. Quindi la rete si allarga sempre di più e diventa veramente attaccata al territorio, quindi dal territorio verso il territorio. L'altra cosa che vi volevo dire era che riguardava i portavoce, quelli che andranno come consiglieri comunali e mi auguro come sindaci nei vari comuni. State molto attenti, perché è una guerra. E soprattutto ricordatevi sempre che il portavoce è un portavoce in uscita e un attivista in entrata. Cioè, la cosa importante è il gruppo, si lavora con il gruppo. Per gli altri voi sarete il consigliere, sarà quello che dovrà dire la propria linea politica. Voi invece portate la linea politica di un gruppo, di un territorio, è diverso. Ok? Buon lavoro a tutti. Scusa Patrizia. Allora, buon convento. Buon convento, vieni, benvenuto. Buonasera a tutti, scusate, sono un po' timido. Allora, buon convento, 3.000 abitanti, 3 milioni di euro di debito, zona ancora alluvionata, ponti distrutti, soldi che non arrivano e tutto un insieme di cose. Problema Buon Convento, oltre al problema del PD abbiamo un problema molto più forte del PD, poteri che non si vedono, che poi se vi informate un po' a Buon Convento saprete tutti quanti la realtà, e questi poteri praticamente gestiscono tutte le forze politiche, quelle di maggioranza e quelle di opposizione, quindi non direi una battaglia contro Molini e Vento, ma insomma c'è molto a darsi da fare. Ringrazio quelli di Monteroni, noi il 4 di gennaio siamo andati a scuola guida da quelli di Monteroni che ci hanno insegnato, il 26 abbiamo spedito la lista e ieri abbiamo fatto il nostro primo gazebo. Il gazebo l'abbiamo fatto sul discorso della petizione rifiuti a tariffa utile, diciamo, è un messaggio che stiamo cercando, è andato molto bene, un messaggio che stiamo cercando di lanciare a tutti, proprio riferendosi a questi conconi, perché è stato creato questa sei Toscana, che si doveva diminuire le tariffe con questo, poi ieri sono scappati nel mese passato un articolo sulla Nazione dove ci dicono aumenti dal 20 al 30%. Noi siamo stanchi di questi conconi rossi, non ci sono figli di serie A o figli di serie B, perché qui abbiamo anche fra noi stessi avuto simpatizzanti del movimento e poi è arrivata la mamma e gli ha detto ma guarda io e si affatica con quest'altro candidato per metterti a fare l'autista in Toscana 6
e te mi va a fare il grillino. E quindi, cioè, succede veramente di tutto. Quindi non figli di Serie A, di Serie B, una lotta continua contro Arbia Servizi, tutte queste aziende che non fanno concorsi perché partecipate, noi veramente siamo stanchi, stiamo combattendo questa battaglia qui. Proporremo anche altre cose al movimento per ridurre il discorso della tassa su rifiuti, per vedere se almeno quelli più facili, tipo carta e vetro, riusciamo a gestirla con i vari comuni associati. Noi siamo epicentro, 5 comuni accanto, Asciano, San Giovanni, Montalcino, Monteroni, Murlo, e se almeno quelli più facili da preparare e riusciamo a gestirlo fra questi comuni in modo da spendere queste tariffe e di capirci qualcosa quanto realmente spendiamo. Almeno queste, secondo me, bisognerebbe, per riportare un po' di valore fra la gente del posto, un po' di lavoro fra la gente del posto, e avere in mano una cosa sotto controllo, perché questi conconi più diventano grossi e più diventano dispendiosi. Il discorso di Sei Toscana è la prova eclatante di quello che sta succedendo. Dovevano diminuire più 20-30%. È una battaglia che, secondo me, tutto il Movimento 5 Stelle, tutti i comuni del Movimento 5 Stelle devono affrontare tutti insieme, e specialmente per quello è il discorso carta e vetro, se ci siano possibilità di trovare dei depositi che sono soltanto centrali di stoccaggio, di preparazione delle balle della carta da mandare via. L'ultima cosa, stiamo lavorando anche su un discorso di contratto di fiume con la facoltà di ingegneria di Firenze, che sono presenti in metà Francia, in metà Belgio, diciamo, per mettere in sicurezza un po' i fiumi, che l'argine non vuol dire sicurezza, perché tutti hanno rialzato terreni, tutti hanno fatto come gli pare, per ricreare uno stile di vita che apparteneva al passato intorno ai fiumi, per ricreare tutta un'attività di vita, pesca, piste ciclabili, tutto quello che naviga intorno al fiume, in poche parole, e questi qui siamo a contatti di fiume, praticamente tutti i comuni ne possono partecipare. Non vogliamo spendere soldi, noi vogliamo riavere dall'Europa un po' di quei soldi che gli diamo, presentando un progetto valido. Un'ultima cosa, abbiamo avuto le difficoltà. In sintesi, sì. Grazie. No, finisci. Un'ultima cosa, abbiamo avuto. Si sente? Ok. A volte è capitato che della gente non fosse molto convinta del nostro leader, e noi su questa cosa qui abbiamo avuto dei rallentamenti. A volte siamo stati anche un po' severi. Io ve le dico sempre a tutti: se uno non è convinto del nostro leader, allora significa sfruttare soltanto la potenza, la forza che in questo punto il Movimento 5 Stelle ha. Quelli che non sono troppo convinti, è bene che facessero una lista civica, perché noi portiamo, io dico, noi siamo un comune con più del 50% di voti rossi, noi partiamo con un vantaggio di 300 voti che abbiamo avuto alle ultime nazionali, noi abbiamo un mandato da questi 300 voti e possiamo portarli avanti soltanto se convinti. Se non ne siamo convinti, facciamo una lista civica. Allora, non ci manca tanto, ricordo due cose. Uno, sempre la sintesi, che comunque è un'abitudine che vi tornerà comoda nel prosieguo, e poi di mettervi più o meno dove sono io in questo momento, perché è il punto dove vi si vede meglio nello streaming. Allora, dunque, il candidato sindaco di Sinunga sta finendo il set fotografico. Avevo visto gli amici di Cortona, però ho perso di vista, non so se il candidato sindaco è fra di noi. Ce l'abbiamo? Eccoci. Cortona è lontana e ci mette un po', è fuori provincia. Vieni, benvenuto. Salve a tutti, ciao, Matteo Scorcucchi, e sono candidato sindaco per il comune di Cortona per il Movimento 5 Stelle. Scusate, mi cogliete un po' alla sprovvista, non ero pronto a fare questo intervento, sono un po' timido anch'io, comunque partecipo.
Partecipo al meetup di Cortona e abbiamo cercato di lavorare bene sui temi del territorio, come rifiuti, energia, aree verdi. Anche per me, come diceva prima l'altro candidato, la rete è molto importante perché permette di aggregare idee, aggregare conoscenze e risorse per arrivare ad avere un risultato importante per il territorio, appunto. Quindi abbiamo partecipato anche noi ai gruppi come il Canale Maestro, al GDL dei rifiuti aretino, e proprio per mettere in condivisione le idee che abbiamo avuto e anche trarne altre da questi gruppi. E mi pare che è venuto fuori anche un bel lavoro, insomma, per quello che riguarda il comune da dove vengo io, ma anche per, cioè, sono cose che poi possono essere anche riprese riprese e anche migliorate, magari in maniera che vengano sempre meglio per tutto il resto. Quindi niente, vi ringrazio e, insomma, auguro a tutti un buon lavoro. Abbiamo la candidata di Sinalunga, anche lei benvenuta. Grazie, salve a tutti. Chiedo scusa per il ritardo, ma so che hanno parlato per Sinalunga un po' di tempo fa. E mi presento, sono Stefania Nieri e sono candidata per Sinalunga. Grazie. E non so se sapete che Sinalunga è commissariato, e quindi non so se questo possa essere un pro o un contro. Sta di fatto che oggi ci sono anche le primarie nel nostro comune per il candidato sindaco. E vedremo, staremo a vedere come saranno poi i risultati. E niente, volevo solo presentarmi, farmi conoscere e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie e un bocca al lupo. Direi che questa fase, diciamo, della serata è finita, giusto un po' di training, un po' di allenamento, ci mancano 5 minuti. Noi ci rivedremo su questi temi nelle prossime puntate del seminario elettorale, quindi restiamo collegati. Ci sono stati molti interventi che l'hanno detto, facciamo rete, restiamo collegati, e questo sicuramente lo faremo, nessuno resterà indietro, su questo ci impegniamo. Io vi ringrazio per questa prima parte della serata, siamo già tantissimi. D'ora in poi guida Diego, che ci accompagnerà nella serata con i 4 amici portavoce. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, intanto la prima cosa, anche a Siena non c'è nessuno, quindi io farei un applauso perché siamo pochissimi. Allora, in attesa di Carla, di Massimo e di Alessandro, Riccardo è già arrivato. Fatemi fare un po' di ringraziamenti. Intanto ringrazio tutto il gruppo di Siena 5 Stelle per l'organizzazione di questo evento. Voglio in particolare, mi vorrete far nominare Luca Migliorino, Luca Furiozzi e Pietro De Natale per questa iniziativa, ma soprattutto voglio ringraziare tutti i gruppi a 5 Stelle della provincia che, insomma, avete visto, ci siamo conosciuti, stanno nascendo e che prenderanno i comuni perché vinceranno le elezioni amministrative prossime. Poi ringrazio Battipaglia, anche se abbiamo provato un collegamento che è andato un po' male, e ringrazio anche Roma, il meetup di Roma. So che c'è Marco con gli amici, eccolo qua Marco, un applauso, sono venuti da Roma oggi. Allora, quindi, in attesa, io vi faccio una raccomandazione, e cioè ci saranno poi delle domande, quindi gli interventi eccetera, ovviamente, perché è interessante. Abbiamo i 4 portavoce che lottano continuamente dentro il Parlamento per i diritti di tutti noi, per la difesa della Costituzione, quindi è chiaro che le domande sono tante, però siamo anche tanti, quindi vi chiederei per la cortesia di autodisciplinarci nelle domande, cioè domande corte o interventi corti, non stiamo a fare un rimpallo di mezz'ora tra una persona e il parlamentare, perché altrimenti passiamo sopra gli altri. No, cerchiamo di raccogliere quante più domande possiamo, chiaramente. Poi qualcheduna non sarà possibile, qualcuno rimarrà fuori, però insomma cerchiamo di autodisciplinarci, cioè non ci costringete a intervenire e togliervi la parola, perché poi è brutto, insomma, farlo questo.
Allora, io direi, mentre aspettiamo, così intanto che arrivano Massimo e Alessandro e Carla, ce lo siamo già detti, ma ve lo ridico un'altra volta, perché secondo me ce lo dobbiamo ricordare, il motivo perché siamo qua. E siamo qua perché le amministrative e le europee le dobbiamo vincere. Le dobbiamo vincere e lo dobbiamo all'Italia, lo dobbiamo ai nostri comuni. E i motivi sono due fondamentalmente, due per ciascuna delle due elezioni. Per le amministrative perché anche delle buone leggi, però se poi sono amministrate male, è chiaro che si crea la mala politica, anche se si hanno delle buone leggi. Nei comuni, nelle amministrazioni locali, è lì che si perdono i soldi, che c'è la mala politica, la mala amministrazione, si spendono i soldi in maniera sbagliata, quindi è molto importante entrare dentro comuni e gestire bene i comuni. E l'altro motivo perché sappiamo che il Movimento 5 Stelle è poco radicato nel territorio ancora, e quindi noi dobbiamo radicarci, ma per noi il radicamento nel territorio non vuol dire una X, che non ci interessa, lo sappiamo, ma vuol dire favorire e stimolare la partecipazione alla vita politica del paese, ed è quello che voi state facendo. Ci sono tantissime liste che stanno nascendo, quindi questo è fondamentale. Per l'Europa, perché? Altri due motivi importanti. Perché per l'Europa? Perché in Europa, lo sappiamo tutti, si gioca una partita importantissima che passa sopra le nostre teste, passa anche sopra le teste dei parlamentari, e quindi siccome c'è questo mantra un po' nauseante del cielo chiede l'Europa, allora noi andiamo in Europa, andiamo a vedere chi ci chiede cosa in Europa, e quindi vinceremo le elezioni per questo. E poi anche perché, insomma, ci potrete scommettere, le elezioni europee saranno un po' un referendum pro contro il Movimento 5 Stelle, allora noi le dobbiamo vincere e le vinceremo. Ok, allora a questo punto, sempre in attesa, volevo dare un attimo il microfono al nostro consigliere comunale, che sta lottando con i denti e con tutto quello che può in consiglio comunale. Non è facile, Siena è una piazza molto difficile, ma vi accorgerete che anche le altre piazze saranno difficilissime qui in provincia. Quindi do la parola un attimo a Michele Pinassi. Un applauso, per favore. Grazie ragazzi, sto lottando con la riniera. No, vabbè, a parte gli scherzi, è veramente un'emozione essere qui, è veramente una grande emozione vedere finalmente la piazza piena. Noi a Siena abbiamo iniziato nel 2006 questa sfida a 5 Stelle, ed abbiamo iniziato veramente in 3 o 4 persone. Abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà, ma abbiamo sempre stretto i denti e abbassato la testa e andato avanti come dei caterpillar. E adesso siamo qua e abbiamo una sala piena, in attesa di 4 parlamentari che sono qui a Siena a raccontarci in diretta, live, che cosa stanno facendo in Parlamento. Una cosa inaudita, gli altri partiti non lo fanno questo. Gli altri partiti non possono permettersi di fare questo, perché i loro parlamentari hanno paura di noi, hanno paura delle persone. Perché noi siamo diversi, noi siamo persone, noi siamo portavoce della cittadinanza. Ed è questo il nostro obiettivo, è per questo che noi siamo qua. È un'emozione vedere che nella provincia di Siena 13 comuni hanno creato la loro lista e stanno combattendo per cercare di rinnovare una politica troppo vecchia. E ricordatevi che la prima sfida non è nelle urne, la prima sfida è nella testa delle persone. Quella è la vera sfida che noi siamo qui ad affrontare, è la vera sfida che affronterete voi con queste amministrative, è la sfida che affronteremo noi con l'Europa tutti insieme, è la sfida che ogni giorno affronto io in consiglio comunale come diciamo rappresentante del Movimento 5 Stelle e anche di tutti i senesi a Siena. È una sfida veramente dura, perché noi dobbiamo combattere contro l'indifferenza, contro la noia, contro la diffidenza. Ancora non hanno capito che noi siamo veramente diversi.
lo ripetiamo continuamente, però è una cosa dura, è una cosa molto difficile da far arrivare. E noi possiamo farlo innanzitutto con il nostro esempio. Noi siamo qui e non dobbiamo solamente dire quello che si vuole fare, noi dobbiamo farlo. Dobbiamo dimostrare ogni giorno, in ogni momento, in fila alla coppa, in fila alla posta, per la strada. Dobbiamo dimostrare in ogni momento che noi siamo diversi, perché quella è la vera campagna elettorale. La campagna elettorale non sono i 45 giorni prima delle elezioni. La campagna elettorale è il nostro atteggiamento 365 giorni l'anno. È questo che fa la differenza fra noi e loro. Io non voglio annoiarvi perché siamo tutti qua in trepidante attesa. Arriveranno prima, tra qualche minuto, supereranno quella porta. Io vi voglio dire che con voi che finalmente riusciremo anche ad espugnare qualche altro comune in questa disgraziata provincia, con voi dobbiamo affrontare tre importanti tematiche, che sono le nostre tre importanti tematiche di base, che sono l'acqua pubblica, la gestione dei rifiuti e la democrazia diretta. Questi sono i tre grandi temi che insieme dobbiamo affrontare, perché non posso affrontarle io solamente a Siena, dobbiamo affrontarli tutti insieme in tutti i comuni della provincia di Siena, della Toscana e mi viene anche da dire dell'Italia intera. Questi sono i tre grandi temi, perché da questi tre grandi temi parte tutto il resto. Da una corretta gestione di rifiuti passa all'occupazione, passa il risparmio delle famiglie, dall'acqua pubblica passa alla vita, il nostro diritto alla vita. Senza acqua noi moriamo, la vita è incompatibile in assenza di acqua. E la democrazia diretta è la chiave che ci permette veramente di fare quel salto di qualità, prima di tutto un salto di qualità intellettuale, un salto di qualità, diciamo, culturale. Perché la cosa veramente importante che i cittadini, i nostri cittadini, devono capire è che ogni volta che entrano in quella cabina elettorale e sul foglio fanno una X, quella è una X di enorme responsabilità. Non possiamo più andare nelle cabine elettorali pensando che sono tutti uguali, che non me ne frega niente, che uno vale uno. Non è così. Cioè, uno vale uno da noi sì, nel senso, ci siamo capiti che uno vale l'altro. Perdonate, sono un po' emozionato. E quindi è per quello che vi dicevo la nostra campagna elettorale 365 giorni l'anno, perché solamente attraverso l'esempio, noi dobbiamo dare l'esempio, abbiamo un'enorme responsabilità, perché da oggi, da quando avete scelto di diventare attivisti del Movimento 5 Stelle, ognuno di noi porta il messaggio del Movimento 5 Stelle. E non importa quello che scrivono sui giornali o quello che raccontano i pennivendoli o i giornalisti da strapazzo, importa quello che noi facciamo ogni giorno per la strada nella nostra vita, perché è quello il messaggio a 5 Stelle che noi vogliamo riportare in tutto il resto d'Italia. Quello è il vero messaggio di cui noi siamo i portatori. Pertanto, concludo dicendo che la sfida che avete e che abbiamo davanti è una sfida veramente importante. In Consiglio Comunale a Siena ci sono 32 seggi, il Movimento Siena 5 Stelle ne occupa solamente due, ma vi posso assicurare che quando l'opposizione viene fatta bene, preparandosi sui temi, preparando le attività, anche confrontandosi con le altre forze politiche, perché è importante anche il confronto, purché rimangano fermi i nostri principi base. Però vi posso assicurare che anche solamente in due siamo riusciti ad ottenere dei risultati veramente incredibili. Tra cui vi ricordo la mozione sulle slot machine, siamo riusciti a mascherarli davanti alle nomine di competenza comunale quando hanno approvato una cosa vergognosa, il PD a Siena ha approvato che il sindaco potesse nominare rinviati a giudizio, una cosa vergognosa,
L'abbiamo smascherato noi a Siena, il Movimento 5 Stelle. E anche se i giornali non ci hanno pubblicato il comunicato e anche se gran parte della popolazione ancora non lo sa, abbiamo iniziato a inserire quel, diciamo, quel verme, quel piccolo tarlo nelle menti dei cittadini che forse ci porterà fra qualche anno ad una vera, enorme, nazionale, planetaria rivoluzione. Noi è questo che dobbiamo fare, smascherarli. Pertanto ragazzi, io sono ovviamente a vostra disposizione, scrivetemi, magari non vi risponderò subito perché ne ho diverse da fare, però se avete bisogno di me, scrivetemi, michele.pinassi@siena5stelle.it, sono a vostra disposizione e bocca al lupo a tutti. Allora, grazie, grazie Michele. Allora, c'è un po' di ritardo, quindi adesso magari ci prendiamo un po' di pausa di ritardo, però Michele mi ha stimolato a dire una cosa naturalmente, così intanto l'attesa, ci prendiamo un po' di tempo e cerchiamo di colmare il ritardo. Allora, mi ha stimolato a dire una cosa, ecco, intanto un applauso, c'è Carla Ruocco, facciamo un applauso. Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Grazie Carla. Poi io credo che c'è anche Riccardo Fraccaro, che lo chiamo, dovrebbe essere arrivato. Riccardo? C'è Riccardo? Ci dovrebbe essere anche Riccardo Fraccaro della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Un applauso per Riccardo, se c'è e mi sente. Lo chiamo? Scusa Carla, eh. Allora, siamo in attesa di Alessandro e di Massimo. Ora, già che c'è Carla qui, gli posso anche dare la parola quasi subito. Volevo solo dire questo, per colmare questa attesa. Michele mi ha stimolato naturalmente a dire una cosa importante, e cioè che il Movimento 5 Stelle nasce, e lo sappiamo, dall'indignazione contro l'ingiustizia. Questo è il sentimento da cui nasce il Movimento 5 Stelle. Ecco, l'Italia ha vissuto circa 20 anni di anestesia politica, con 20 anni di berlusconismo di destra e di sinistra, un'anestesia politica, l'elettroencefalogramma politico dell'Italia sembrava piatto, però c'eravamo noi. C'eravamo noi cittadini che, guardando quello che ci accadeva intorno, dicevamo no, non è possibile, non ci possiamo stare. Ecco, siamo riusciti a organizzare questa indignazione in un progetto politico che è arrivato nella più importante istituzione dello Stato, e Carla che è qui, Riccardo, Alessandro e Massimo ne sono un esempio come tutti gli altri, e questo io credo che sia stato un miracolo incredibile. Ecco, allora attenzione, perché questa indignazione per i media, per i nostri avversari, per il sistema contro il quale noi ci siamo posti, è diventata violenza, è diventata refrattarietà al dialogo, è diventata intransigenza. Ecco, invece questa indignazione è un sentimento che noi dobbiamo assolutamente mantenere. Allora io adesso vi lascio, e mi perdonerete questa citazione un po' ardita, però ve la voglio fare. Allora, al Vangelo di Luca, alle beatitudini, l'evangelista fa dire a Gesù: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Ecco, allora io mi auguro, vi auguro, e auguro ai nostri parlamentari che mai, mai, mai noi possiamo sentirci sazi della fame e della sete di giustizia, perché un popolo che è sazio di fame e di sete di giustizia è un popolo che da cittadini diventa un popolo di schiavi. In alto i cuori, vinciamo noi. Eccomi qua. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao Riccardo. È arrivato anche Riccardo. Riccardo Fraccaro, Commissione Affari Costituzionali. Sono
sono felice e sono, non vi nascondo, una immensa emozione nel vedervi tutti qui. Finalmente vedo i volti uno per uno di voi, che vi sento tanto vicini durante le nostre giornate chiusi nel bunker di Montecitorio a cercare di portare avanti una guerra. Una guerra per riconquistare i nostri diritti, la nostra dignità, la dignità di un popolo che è stato appunto schiaffeggiato come gli schiaffi che abbiamo ricevuto quando abbiamo cercato di salvare 7 miliardi e mezzo dei nostri soldi dalla rapina che poi purtroppo è stata perpetrata ai nostri danni, che l'hanno appunto, come penso sappiate, ce l'hanno tolta dal nostro cavò della Banca d'Italia questa somma e l'hanno regalata, diciamo così, appunto alle banche private qui a Siena. Poi nominare banche insomma come parlare di corde a casa dell'impiccato. E quindi, come sapete, noi, come quell'episodio, come tanti altri, è veramente emblematico di quello che noi, del tipo di violenza che viene somministrata a noi cittadini in ogni momento stando in quel palazzo e che viene ripagata dalle, appunto, dicevo, dai vostri volti qui, che sono interessati a sapere cosa accade e sono di nuovo, si riappropriano di nuovo del loro futuro e dell'interesse appunto della loro vita e della vita dei propri figli. Questo mi rende immensamente felice, davvero, sono contenta di stare qui con voi. E cosa dirvi? L'esperienza lì dentro è dura. Noi viviamo una realtà all'interno del palazzo e poi la sentiamo raccontata completamente differente quando torniamo a casa. Questa è una delle cose che voi dovete assolutamente cercare di instillare nelle persone che conoscete. Quello che si racconta è diverso, è differente, sono bugie, raccontano tantissime bugie. Io sono in commissione finanze e vi dico una delle tante cose, insomma, che per cui noi ci scontriamo. Come sapete, la crisi che viviamo è il motivo per cui l'economia reale è in ginocchio e le imprese chiudono continuamente, proprio perché questa immensa massa di denaro non riesce a spostarsi dagli istituti finanziari, dalla finanza speculativa verso l'economia reale. Ovviamente loro non hanno nessuna intenzione di fare questo tipo di passaggio e additano sempre il Movimento 5 Stelle come un movimento composto da persone incompetenti, inconcludenti e prive di proposte. Peccato però che, per esempio, per farvi proprio uno dei vari esempi, in legge di stabilità noi avevamo denunciato che c'erano delle squadrature sulle coperture. Ecco, la Corte dei Conti pochi giorni fa ha quantificato in 13 miliardi e mezzo la squadratura, cioè lo scoperto nella legge di stabilità. Questo significa un problema gigantesco, perché significa che non hanno fatto, come sempre, poi hanno fatto male i conti. Ma quello che è peggio è che la gran parte di questi 13 miliardi e mezzo, andando a fare appunto la spaccatura di questa somma, deriva da un regalo che loro hanno fatto alle banche in legge di stabilità e che noi avevamo proprio dalla Commissione Finanze, avevamo non soltanto rappresentato, ma per il quale avevamo anche chiesto un emendamento. Non so se avete, se ricordate, perché in quel periodo ne parlavamo, il fatto che le banche possano portare in deduzione le perdite su crediti non più, secondo l'ultima legge di stabilità, non più in 18 anni, ma in 5 anni, perché ce l'ha detto l'Europa. Questo è un vantaggio, ovviamente, che si sono prese le banche, perché portano in deduzione le loro perdite e quindi risparmiano sulle imposte sui redditi, sulle dichiarazioni dei redditi successive, perché il periodo di deduzione si restringe, quindi gli utili delle banche dichiarati utili per le imposte, prima delle imposte, sono più bassi. Noi avevamo presentato un emendamento che diceva: va bene, mettiamo anche in linea le banche con le banche italiane, con quanto detto dall'Europa, con quelle europee, però vincoliamo questa cifra che noi stiamo dando alle banche al credito, che poi ha dei vincoli di credito che loro poi devono dare alle imprese, cioè il vantaggio che loro prendono devono poi ripartirlo sull'economia reale, sulle piccole e medie imprese. Bene, questo emendamento è stato bocciato.
mese dopo la Corte dei Conti quantifica in 12 miliardi e 100 su 13 miliardi e mezzo la squadratura sulle coperture, che era proprio quello che noi avevamo identificato e volevamo appunto in qualche modo compensare con un credito maggiore sull'economia reale. Questo è uno degli esempi che io vivo quotidianamente, vi parlo per esempio anche del carico fiscale, in Commissione Finanze analizziamo anche l'andamento delle tasse, il nostro rapporto con il fisco, le tasse continuano ad aumentare costantemente, adesso aumenterà la TASI per volontà di Renzi, però i giornali non ne parlano. Di tutti questi argomenti che rappresentano la carne viva, il nostro futuro e quello che ci riguarda più da vicino, i giornali tacciono. Loro hanno invece raccontano questa, mettono questa patina, questa melassa di gossip, ogni cosa è diventata gossip per nascondere tutto quello che lì dentro avviene. E allora io, vedendovi qui, però mi viene la speranza di persone che vogliono riportare alla luce la verità. Noi diciamo sempre vinciamo noi, perché la verità per quanto tempo la puoi nascondere? Per quanto tempo ancora persone come noi, come voi, che investono tempo ed energia, magari lo sottraggono alle proprie famiglie, ai propri affari, alle proprie situazioni personali per darlo con generosità alla comunità, per quanto tempo potrai dipingere queste persone come delle inconcludenti, come delle incompetenti? Per quanto tempo lo potrai fare? Per me, secondo me, ancora per poco. Noi questo sistema lo stiamo buttando giù con la nostra passione, con la nostra determinazione. Per uno che esce dal Movimento 5 Stelle perché magari aveva le idee confuse, perché magari è attratto dallo stipendio più alto che può guadagnare appunto stando in altri gruppi, per uno che ne esce vi garantisco che la determinazione di chi rimane si eleva esponenzialmente. Quindi noi non abbiamo paura di rimanere magari con qualche persona in meno, non ci interessa, magari saremo anche più leggeri nel carico e voleremo ancora più in alto perché siamo molto determinati. Però io faccio appello perché io faccio sempre un riferimento. Prima la vecchia classe politica toglieva i diritti ai cittadini, poi il politico così con aria magnanima andava vicino al cittadino e diceva: senza di me tu non sei nessuno, perché ovviamente per recuperare il tuo diritto dovevi vendere la tua dignità al politico. Invece io dico esattamente il contrario, senza di voi noi non siamo nessuno, quindi dovete essere sempre più numerosi. Perché la nostra forza è proprio la vostra vicinanza, la vostra consapevolezza, la propria coscienza, la vostra coscienza e la vostra compagnia. Grazie. Grazie Carla. Buonasera a tutti, è molto più emozionante parlare con voi che in Parlamento. Allora, io pensavo di parlarvi oggi di un tema estremamente attuale come la legge elettorale, e ovviamente se ne sta discutendo, si sta votando alla Camera, pensavo di parlarne anche perché giovedì di questa settimana il Partito Democratico è stato capace in un solo giorno di votare contro le preferenze e contro il conflitto di interessi, e quindi credo che sia doveroso da parte mia come parlamentare informarvi di quello che sta succedendo in questi giorni. Pensate che Zoggia del PD si è giustificato dicendo che non possono votare il conflitto di interessi perché devono andare con ordine. Questa è stata la sua
la sua giustificazione e noi gli abbiamo risposto molto educatamente, civilmente, che per noi devono fare solamente una cosa con ordine: uscire dalla porta e tornarsene a casa. Allora, sono soddisfazioni che ci togliamo noi questi interventi, ma perché pensiamo che forse è anche giusto farle togliere un po' a voi, cercare di portare la vostra voce, insomma, in questo senso. Allora, adesso vi parlerò della legge elettorale e spero di non essere troppo noioso, perché un po' tecnico dovrò esserlo, quindi se vi rompo le scatole, se do qualcosa per scontato, alzate la mano e cerco di tagliare, magari ditemelo anche voi. No, ok. Allora, la legge elettorale, perché hanno tanta fretta di parlare di legge elettorale? E per due motivi ci dicono: una, perché il proporzionale, cioè la legge uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, non garantisce la governabilità, questo fantoccio, questo mito della governabilità degli ultimi mesi, e due, perché non si può riproporre, bisogna superare, bisogna fare una legge che non ci permetta più di andare a votare con una legge tipo il Porcellum, incostituzionale. Allora bene, la legge elettorale, che è frutto dell'accordo tra Berlusconi, Renzi, Verdini e Alfano, non prevede le preferenze, esattamente come il Porcellum. Prevede un premio di maggioranza spropositato, esattamente come il Porcellum. Con questa legge elettorale, un partito che a livello nazionale prende potenzialmente anche il 5%, il 5%, cioè votato da 1 milione, facciamo, di persone su 60 milioni, prende la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato, anzi non più al Senato. Proprio come il Porcellum, esattamente. In più, il Porcellum era incostituzionale perché prevedeva una maggioranza diversa tra Camera e Senato. Adesso col nuovo accordo, anche con l'Italicum, o il Forza Italicum, chiamatelo come volete, prevede una maggioranza diversa tra Camera e Senato. Quindi anche la governabilità viene meno, esattamente come il Porcellum. Però per me questa legge elettorale è molto più grave del Porcellum e vi spiego il perché. Il primo elemento sono le soglie di sbarramento, cioè se un partito non raggiunge una certa percentuale di voti non entra in Parlamento. La percentuale che hanno deciso per i partiti che non si coalizzano è l'8%. Allora, noi abbiamo fatto un'indagine, una ricerca, una legge elettorale che si avvicina, quella che si avvicina di più a questa soglia di sbarramento è la legge turca. Solo in Turchia abbiamo una soglia di sbarramento simile del 10%, che è stata introdotta nel 1982 sotto regime militare. Questa è la democrazia che ci vogliono imporre. Quindi primo elemento maggiormente grave rispetto al Porcellum, e per cui io la chiamo Super Porcellum. E il secondo elemento è che non c'è la conoscibilità. Cioè, cosa prevede questa legge elettorale ancora peggiore di quella precedente? Se voi a Siena votate per, facciamo finta, il Movimento 5 Stelle, ok? Tanto per cambiare. E il vostro candidato, che si è candidato a Siena, prende il 40% dei voti, e un candidato del Movimento 5 Stelle a Firenze prende il 10% dei voti, voi non avrete mai la certezza che venga eletto il vostro piuttosto di quello a Firenze. Cioè, diventa un birillo, perché hanno inventato un sistema per equazioni che rende impossibile sapere dove l'eletto di un partito verrà nominato. Quindi voi pensate di votare per il candidato X, invece verrà eletto Y. E magari quello è un mafioso, non vi piace, non l'avreste mai eletto. Quindi c'è la non conoscibilità dell'eletto. Quindi non solo non ci sono le preferenze, ma anche diventa una causalità l'elezione. Assoluta ingovernabilità, anzi, assoluta non conoscibilità dell'elettore. Questo significa che cosa? Che voi cittadini non sceglierete più niente. Non sceglierete nemmeno, non potete mettere le preferenze, quindi all'interno della lista non scegliete il candidato che vi piace di più, e nemmeno dove viene eletto. Zero possibilità, zero democrazia da parte dei cittadini. Ma non è finita qui. Per noi del Movimento 5 Stelle l'elemento ancora più grave è proprio il sistema del premio di maggioranza. Io ora cercherò di spiegarlo. Questo è l'elemento che ci tengo di più che passi come conoscenza da parte dei cittadini, perché tocca anche la nostra storia costituzionale. Quando leggete un libro di costituzionalisti importanti,
quasi tutti dicono che i nostri padri costituenti, quando hanno scritto la carta fondamentale che disciplina le regole base del nostro stare insieme, cioè la Costituzione, hanno pensato a un sistema proporzionale. Perché? Perché gli organi di garanzia, quindi il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, gli enti che devono vigilare il conflitto di interessi come l'antitrust, l'Agicom, la Corte dei Conti, eccetera, sono nominati con la semplice maggioranza. Ok? Quindi se tu dai a un partito, come vogliono dare, la maggioranza assoluta e falsata alla Camera, e al Senato non c'entra più, quindi verrà eliminato, quindi solo la Camera deciderà, questo partito si nominerà anche il Presidente della Repubblica, si nominerà anche da solo, senza bisogno di parlare come si fa in Parlamento e conciliare la propria decisione con gli altri partiti o le altre forze politiche, si nominerà anche 2/3 della Corte Costituzionale, si nominerà altri organi di garanzia come l'Agicom, che deve valutare tutte le pratiche sui conflitti di interessi, ma non solo a livello governativo, ma anche amministrativo. Quindi ci sarà la dittatura di un partito. Immaginate voi se alle prossime elezioni dovesse vincere questo premio di maggioranza Silvio Berlusconi e Forza Italia. Si nominerà da solo Presidente della Repubblica. Si nominerà o metterà la Santanchè, non lo so, o Brunetta Presidente della Repubblica. Ma ancora peggio se vincesse il PD con Renzi. Si nominerà da solo Presidente della Repubblica e non sarà mai più un Presidente di tutti o di una larga fetta della popolazione. È questo il rischio che stiamo vivendo in questi giorni con questa legge elettorale. E ovviamente è una legge elettorale che questo è un sintomo di quello che sta succedendo non solo in Italia, purtroppo. In Italia, come sempre, abbiamo una manifestazione grossolana di quelli che sono generalmente delle degenerazioni magari più diffuse. E infatti questa tendenza verso il centralismo, verso l'uomo unico al comando, non è italiana purtroppo, è europea, è occidentale. E vi spiego il perché, almeno questa è la nostra visione. Questo deriva un po' dalla storia del costituzionalismo europeo occidentale. Quando nacquero le prime costituzioni, fine 1700, primi 1800, quelle costituzioni nacquero perché c'erano state due grandi rivoluzioni. La prima rivoluzione è stata energetica, quindi il carbone, il petrolio, l'industrializzazione, si diffonde l'industria e quindi nasce una nuova classe sociale molto ricca, che era la borghesia. E l'altra rivoluzione è una rivoluzione di comunicazione. Cioè nasce, si diffondono i giornali, giornali che erano comunque appannaggio solamente di alcune persone, le persone ricche, che hanno creato un'elite economica e culturale che ovviamente hanno detto noi abbiamo potere e vogliamo la nostra libertà, perché quando apri la mente, hai le possibilità economiche, le possibilità di fare massa critica, pretende i tuoi doveri, i tuoi diritti. E nasce la borghesia. E la borghesia dice no, vogliamo la Costituzione perché dobbiamo limitare il potere del sovrano. Il sovrano non può più avere il potere assoluto. Noi vogliamo i nostri diritti. E nasce la Costituzione, nascono le prime Costituzioni. Ma erano Costituzioni elitarie. I rappresentanti politici erano un'elite di cittadini. Non era la massa, non era il popolo. Poi le Costituzioni si sono evolute fortunatamente. Abbiamo avuto il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, abbiamo avuto il suffragio universale, però le nostre Costituzioni occidentali, nella sua grande maggioranza, a parte la Svizzera e poche altre realtà ancora troppo limitate a mio avviso, hanno mantenuto questa criticità iniziale, cioè quella della delega in bianco. Cos'è la delega in bianco? Nella nostra Costituzione prevede che noi votiamo e per 5 anni chi votiamo deve tutelare i nostri interessi. E noi non possiamo dire più nulla per 5 anni. Allora io mi immagino uno di voi che accetta nella propria vita quotidiana di dire a qualcun altro «Senti, io ti do tutti i miei poteri per 5 anni, gestisci i miei contratti, i miei diritti, il mio futuro, in base a quello che tu deciderai per 5 anni io farò il lavoro che vuoi tu, comprerò le cose che vuoi tu, utilizzerò l'energia che vuoi tu, non so, la sovranità monetaria la decidi tu, tutta la mia vita la puoi decidere tu per 5 anni, io non posso dire nulla».
Oggi credo che nessuno lo farebbe. È un sistema feudale questo a livello sociale. Ecco, questo è un po' il panorama in cui siamo. Ed è una e ce la trasciniamo questa dalle sue origini del costituzionalismo, questo elemento. Oggi la Costituzione occidentale e il modello istituzionale in tutti i paesi occidentali sono entrati in crisi. Perché? Perché abbiamo avuto due nuove rivoluzioni, proprio come nel 1700. Una rivoluzione energetica, e stiamo parlando delle energie rinnovabili, e una Costituzione e una rivoluzione nella comunicazione. E sto parlando di Internet. Quindi non abbiamo più, non siamo più un popolo ignorante che non può comunicare, non può fare massa critica. Siamo diventati sempre di più, grazie a queste rivoluzioni, un popolo indipendente che vuole poter partecipare, che pretende di partecipare in tutto l'Occidente. E infatti fenomeni come il movimento del Quinsem in Spagna, gli Indignados, Occupy Wall Street, sono stati dei segnali, e il Movimento 5 Stelle, sono stati i segnali di questa volontà di cambiamento. Di fronte a queste spinte sociali, tutto l'Occidente, tutti i partiti in Occidente, si sono trovati in difficoltà, è evidente, perché avrebbero dovuto rinnovarsi, cambiare il loro modo di essere, non più dei clan, un gruppo elitario di intelligenti che erano messi lì, che noi vedevamo come qualcosa di inarrivabile, che decidevano per noi e che ogni tanto dovevano far finta di fare i nostri interessi, ma avrebbero dovuto aprirsi e comunicare con noi cittadini, sentire le nostre istanze quasi quotidianamente, mensilmente, ogni volta che noi popolo vogliamo, dobbiamo essere in grado di poter influenzare le decisioni dei nostri rappresentanti, sempre, senza aspettare i prossimi 5 anni il voto. E questo non è avvenuto, ovviamente, avrebbero perso il loro potere e si sono arroccati. E qual è lo stratagemma che hanno inventato? Il bipartitismo, il bipolarismo. Cioè, questa grande truffa che vogliono imporci e che già oggi si sta diffondendo a livello europeo. Abbiamo due partiti, due grandi partiti, uno rosso e uno blu, uno di sinistra e uno di destra, che si alternano. Perché sanno già che quando andranno al potere non potranno fare i nostri interessi, perché loro devono rimanere casta, perché lo sono, e se si aprono perdono il loro potere. Quindi daranno la colpa, il partito dell'opposizione darà la colpa al partito del governo, e noi pecoroni voteremo l'altro partito, sperando credendo ancora alle loro promesse, e così fino all'infinito. Loro rimarranno sempre al governo e noi voteremo sempre l'opposizione alle nuove elezioni. Questa è la truffa mentale, semantica che vogliono imporci. Allora, questa è una direzione che loro stanno seguendo. Il Movimento 5 Stelle invece vuole seguire, ed è per questo che noi siamo ontologicamente differenti dai partiti, un'altra direzione, e che si chiama democrazia diretta. Questa è la rivoluzione che noi proponiamo. Che cos'è la democrazia diretta? La democrazia diretta non è eliminare il rappresentante politico. La democrazia diretta significa introdurre 3 strumenti molto semplici: referendum propositivo senza quorum, referendum abrogativo senza quorum, referendum confermativo senza quorum. Cioè, i cittadini italiani delegano. Quindi tu, rappresentante politico, io, rappresentante in Parlamento, curo i tuoi interessi perché tu mi hai detto di fare questo e lo faccio e mi paghi per farlo. Ma nel giorno in cui, nel momento in cui io non sarò più in grado di tutelare i tuoi interessi, voi cittadini potete alzare la vostra mano e poter decidere il posto mio. Semplicemente questo noi chiediamo. E questo è, credetemi, rivoluzionario, cambierà il mondo. Queste semplici 3 proposte cambieranno il mondo in cui viviamo. Ora, adesso concludo perché sto andando troppo oltre. E c'è un solo modo per non continuare a farci prendere in giro. Cioè, abbiamo ancora un potere in questo senso, abbiamo ancora il potere di cambiare le cose. E quel potere spesso, questo potere si chiama voto. No, ce lo fanno fare perché il 25 maggio abbiamo le europee. Abbiamo le europee. E quello è un voto molto più importante che le nazionali. Perché dovete sapere che l'80% delle decisioni che riguardano la vita degli italiani oggi vengono prese a livello europeo, l'80%, anche a livello finanziario. E dovete sapere che
Beh, ovviamente noi non sappiamo niente di quell'80%, no? Io non so niente di quell'80%, non so cosa decidono, non so cosa stanno dicendo, per informarmi devo studiare mezza giornata solamente per un piccolo tema. E ci sono l'80% dei temi nazionali sono trattati lì. Noi non sappiamo niente, ma i lobbisti e le lobby sanno tutto. Pensate che a livello europeo ci sono a Bruxelles 2600 gruppi di interessi, dice sì anche lobby, che hanno sede a Bruxelles. 2600. Ci sono 100 studi legali per cui lavorano 55.000 lobbisti in maniera diretta e indiretta, che fanno pressione quotidiana per al Parlamento europeo e al Consiglio europeo perché prendano decisioni al posto nostro. Quindi l'unica forza politica che in 60 anni di storia italiana, di questa Costituzione italiana, è riuscita a cacciare un lobbista dal Parlamento, si chiamava Tivelli, è stato il Movimento 5 Stelle. Quindi io chiedo solo una cosa al popolo italiano oggi, di rendersi conto del grande potere che ancora ha, e non so per quanto tempo, e di usarlo con coscienza questa volta, alle prossime elezioni. Grazie. Allora, in attesa di Massimo e di Alessandro possiamo cominciare con le domande, una domanda, una risposta, passeremo con il microfono, quindi alzate le mani, mi raccomando domande e interventi sintetici, rapidi, in modo che tutti possiamo dire qualche cosa, insomma siamo tanti, grazie. Nessuno? Mi chiamo Elia Tempestini. E volevo fare una domanda. Io ho un problema, diciamo, in famiglia. Il nostro circondario è un circondario che storicamente è un circondario rosso, no? Sempre votato a sinistra. E in famiglia mia da 40 anni tutti votano PD. Io con i fatti, diciamo, con i fatti concreti, proponendo, facendo vedere ogni giorno quello che succede, non riesco a far cambiare, diciamo, la mentalità di queste persone che hanno votato per 40 anni sempre il solito partito. E mi viene detto, come controrisposta, Emma Grillo è un fascista. Quindi volevo chiedere come è possibile riuscire a convincere queste persone che forse non vogliono ammettere di fronte all'evidenza di aver sbagliato per tutta la loro vita. Hai toccato un tasto molto importante, il cambiamento culturale. Noi a volte per sintetizzare, diciamo, vincere senza cambiare è inutile. Bisogna assolutamente indurre le persone a fare un salto culturale. È chiaro che noi cittadini italiani ci troviamo in una condizione di 20 anni di mistificazione della realtà, comunque veniamo fuori da una, come dicevo, assistiamo quotidianamente alla falsità mediatica che ci dipinge ovviamente la realtà, uso e consumo di quello che poi decidono che noi facciamo. Quindi è vero, sembra dura, sembra difficile parlare con le persone, sembra che le persone abbiano sempre la stessa idea, Grillo è fascista, votano PD nonostante tutti gli errori, nonostante l'assoluta chiarezza e evidenza delle cose che fa il PD. Però sembra inutile, a volte sembra che le persone non capiscano, però poi a un certo punto il nostro aprirci al dialogo con gli altri, continuare a volerlo spiegare, non stancarci mai, i frutti li porterà. Quindi non dovete assolutamente stancarvi di comunicare con gli altri, di cercare di comunicare la verità. Basta che voi sappiate che quella è la verità, quella è la strada giusta. Non è oggi e domani, ma comunque vinceremo. Scusate,
Scusate un secondo, chi ha delle domande per cortesia si alzi e venga nel mezzo, perché altrimenti è difficile per noi gestire da qua, ok? Grazie, grazie. Prego, chi c'era? Sì, buonasera. Ho sentito che avete affrontato il tema dell'Europa. Anche per cortesia, anche se vi rivolgete a Carla o a Riccardo, lo dite. Tutti, grazie. Perché il tema è grandissimo. Va bene, giusto per... Cioè, ho sentito che avete toccato la cosa più importante, secondo me, appunto, che più dell'80% delle decisioni vengono prese a livello europeo. E a questo proposito, siccome appunto c'è in progetto l'ennesimo trattato, che è l'evoluzione di tutti quelli che ci sono già stati, dal trattato Lisbona fino al Fiscal Compact, eccetera, eccetera, che è il trattato transatlantico, che tra l'altro fra un paio di giorni credo sarà riaffrontato per l'ennesima volta qui a Bruxelles, tra commissioni di non so chi, perché questo è abbastanza segreto come sempre. E volevo sapere, questo trattato transatlantico che darà la stoccata finale, se passerà, e non passerà sicuramente, qual è la vostra posizione e se avete intenzione di fare un'informazione capillare su questo, perché una volta che passa un trattato del genere è la fine, praticamente noi quello che possiamo fare a livello nazionale, locale, eccetera, conterà pochissimo. Grazie. Sì, tu ti stai riferendo al TTIP ed è un accordo, per chi non lo sapesse brevemente, io non sono un esperto di affari europei, però cerco di informarmi come tutti voi e di seguire le tematiche. È un accordo che prevede sostanzialmente un mercato unico tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa per quello che sono le merci, i servizi, quindi diciamo un unico mercato per le grandi multinazionali, e prevede alcune, ovviamente deve, per essere un unico mercato ci devono essere delle condizioni comuni, quindi delle regole comuni, e quindi significa un abbassamento di tutti gli standard qualitativi dei nostri diritti sul lavoro, perché in America sono più bassi ad esempio, quindi non dovremmo abbassarli come Europa, o in materia sanitaria gli standard americani sono più alti, quelli europei più bassi, quindi gli americani dovranno abbassarli, quindi un abbassamento globale degli standard delle nostre qualità di vita sostanzialmente. Pensate che questo trattato sembra dover prevedere anche una corte nei confronti della quale si può rivolgere la multinazionale qualora un paese membro, Europa, Stati Uniti, dovesse adottare una politica interna che crea dei danni economici alle multinazionali. Cioè, se in Italia dovessimo applicare il referendum sull'acqua e entrasse in vigore nel prossimo anno questo trattato internazionale, potrebbe farci causa la multinazionale, perché abbiamo pubblicizzato l'acqua, servizi di distribuzione dell'acqua, perché abbiamo creato un danno economico potenziale a quella multinazionale, dovremmo pagare la multinazionale, quindi siamo all'aberrazione più totale. Quindi questo era quello che cercavo di dire prima, come le lobby influiscono molto più di cittadini a livello europeo queste decisioni che sono, cioè, sono la base del nostro vivere quotidiano. Sì, noi faremo informazioni su questo. La nostra campagna per l'Europea sarà una campagna fatta per le strade, in comizi, che organizzeremo, cercheremo di organizzare dal mese prossimo già in tutti i comuni, quelli meno più popolosi, e saranno i parlamentari a farle, non sarà più Beppe Grillo, saremo noi a farle per città per città, e spiegheremo quello che sta accadendo. Perché c'è un altro tema che magari non so, non tutti sono attivisti qui dentro, io lo spererei, insomma spero che ci siano anche dei curiosi o anche dei critici del Movimento 5 Stelle. E spesso c'è un preconcetto, cioè che il Movimento 5 Stelle vive nella rete. Non è vero, almeno dalla mia esperienza in rete non si riesce a fare attività politica tout court, completa. Il Movimento 5 Stelle vive più che altro di passaparola, e la rete è uno strumento che noi utilizziamo per passare quella parola, ma non è sufficiente, anzi non è neanche quello prevalente. Io ho provato di tutto, meetup, siti internet, eccetera. I gruppi funzionavano sul territorio solo se ritrovavano fisicamente e scambiavano poi le informazioni. Cioè, le informazioni che venivano elaborate attraverso un confronto fisico poi venivano diffuse
o incrementate attraverso i meetup, la rete, tutti gli strumenti, social network, eccetera, però sono solo dei corollari. La base del Movimento 5 Stelle è il passaparola, è il lavoro porta a porta, è la comunicazione faccia a faccia. Quindi non credete che noi viviamo sulla rete. Il fatto che non abbiamo una sede è perché noi, la nostra sede è la strada, no? Perché la nostra sede è il web. Buonasera, intanto mi chiamo Braccani Carlo, niente, vi voglio ringraziare per la possibilità di potervi fare alcune domande. Allora, la prima è, tornando un attimino, visto considerato si è cominciato a parlare di argomenti abbastanza importanti, tornando un po' più sul concreto, che ne pensate di questo nuovo Presidente del Consiglio, che fine farà? Perché nell'ultimo incontro con Artini, che fu a novembre, lui profetizzò che se lo sarebbero cucinati un attimino in casa. Se è vero, possiamo stare tranquilli. E la seconda cosa è, invece, andando verso le elezioni europee, che ne pensate di questa nuova forza politica che sta cercando di venire fuori, e sarebbe il Tsipras, che forse può darsi, dal momento che hanno accolto alcuni nomi importanti tipo Monio Vadia o Paolo Flores del Cais, mi pare anche ci sia lui, se può dare un po' di fastidio e se può essere un buon interlocutore. Questo. Grazie. Ultima cosa, complimenti a tutte e due, perché io, insomma, ho avuto un po' di modo di frequentare anche altri ambienti politici. La cosa che fa piacere è l'ingresso che avete fatto, cioè in maniera semplice, proprio semplice, cioè siete proprio il contatto umano normale. Facciamo più domande? Prendo altre domande o sì? Lasciamo rispondere. Da dove devo cominciare? Spero che non mi arrivi una querela. Aiutate, voi mi difenderete. Allora, Renzi è, diciamo, sono buona una persona, la vogliamo definire inattendibile, ecco, e siamo stati buoni. Dice due cose, cioè è completamente dissociato, e sono due realtà dissociate, quello che dice e quello che puntualmente fa. Aveva detto che non voleva le larghe intese e mi pare di capire che a braccetto con Alfano fa la legge elettorale con Berlusconi. Aveva detto che voleva passare per le elezioni, invece si è piazzato sulla poltrona di Letta, vampireggiando Letta da un momento all'altro. Noi ancora non abbiamo capito perché questi due hanno litigato, perché poi andavano in disaccordo su varie cose. Ma proprio il giorno in cui hanno litigato era il giorno in cui sembrava che andassero d'accordo, quindi non so, forse un fatto privato. E poi questa cosa ha implicato un cambio di governo, quindi noi abbiamo subito un cambio di governo perché questi due nelle segrete stanze hanno avuto uno screzio, poi si sono tirati pure qualche piatto appresso. E poi cosa vogliamo dire? Una persona che dice di avere la ricetta per guarire l'Italia, e guarda caso, per esprimere questa ricetta si deve sedere sulla poltrona di Letta, non la può dire a fianco e gliela suggerisce, no, deve assolutamente diventare Presidente del Consiglio prima e poi risolvere tutti i mali del pianeta. Ha riesumato Berlusconi, quindi da rottamatore è diventato riesumatore. Berlusconi, che noi avevamo tanto, diciamo semplicemente per applicando una legge, avevamo finalmente sbattuto fuori dal Senato. Sottolineo, finalmente dimostrando all'Italia che la legge è uguale per tutti. E questa è una cosa che volevo dire anche prima, è che non è che si va a fare un controllo da un piccolo imprenditore in difficoltà e lo si tratta come un evasore, un frodatore del fisco, e poi si abbraccia Berlusconi nelle stanze di Napolitano, perché questa è l'Italia che noi vogliamo cancellare. Ed è l'Italia di Renzi, perché è ovvio che è chiaro che lui porta avanti gli interessi di questo sistema,
il sistema che schiaccia il cittadino onesto, perché ricordiamocelo che noi dobbiamo avere sempre come faro l'onestà, quella che puntualmente lo Stato, su cui pare che lo Stato proprio si accanisca, pare che tu più sei onesto più in questo paese devi avere vita difficile. Quindi che dire, per me Renzi è l'antitesi di tutti i valori che io vorrei vedere rappresentati nel mio Stato, nella mia, nello Stato che potrebbe accogliere i miei figli e il loro futuro. Quindi non ho assolutamente stima e credo che i fatti parlino da sé, perché ne ho fatto appunto, ho fatto gli esempi di come si è insediato, ma anche appunto tutto lo strombazzare sui giornali delle sue prodezze, mentre contemporaneamente, se proprio vogliamo fare un riferimento alle nostre tasche, come dicevo, contemporaneamente ha dato il via per l'aliquote, per l'aumento delle aliquote della TASI, per esempio la tassazione immobiliare, che già la tassazione immobiliare è altissima e comunque siamo in un momento di debolezza economica per le famiglie, lui la prima cosa che fa aumenta immediatamente e soprattutto nessuno lo racconta adeguatamente. Quindi cosa ci aspettiamo da questo Renzi? La continuità anche in relazione ai suoi ministri rispetto a quello che abbiamo visto fare Di Monti, Letta, e fino a che non arriveremo noi e finalmente questo film dell'orrore lo interromperemo. Grazie. Per quello che riguarda poi l'Europa, poi lascio la parola anche a Riccardo che approfondisce insomma, il suo punto di vista anche. Io penso che non siano i nomi che sponsorizzano un'idea, il nome del singolo che fa il cambiamento, ma è la massa critica di noi cittadini consapevoli che cambia. Quindi non sarà un nome importante, una foglia di fico, non cadiamo in tentazione di vedere un volto per bene e di andare in visibilio perché quella è una persona tutto sommato che è stata un bravo magistrato piuttosto che un onesto giornalista, perché dobbiamo vedere il sistema che c'è dietro. Sono arrivati Alessandro Di Battista e... Massimo Artini. Grazie. Ecco, ora ci siamo tutti, eh? Continuo con le domande. Ben arrivati. Allora. Continuiamo con le domande, sì. Avevo giusto appunto terminato. Ecco, dicevo, il sistema che c'è dietro, dietro di noi, vedete chi c'è? Ci siete voi, siamo noi cittadini, siamo tutti noi, quindi non abbiamo bisogno di nomi ridondanti e famosi, abbiamo bisogno soltanto della vostra coscienza e della vostra consapevolezza. Grazie. No, aspetta. Allora. Continuiamo la domanda. Proseguo con un'altra domanda. Scusate, io mi chiamo Elio Mancini. Voce? Mi chiamo Elio Mancini e ho visto tante conferenze io, dal 1948 in poi. Dunque, prima c'era Cossutta, Pajetta, Berlinguer. Poi c'era Fanfani, c'era Andreotti, c'era tutti questi presidenti e ne ho viste tante. Ora vedo c'è molti giovani qui e ho visto molti scivoloni lungo la strada dal 48 in poi che dicevano che l'articolo 1 della Costituzione era basato sul lavoro. Non è vero, è basato sui quattrini. È basato. Perché da allora in poi sono scivolati tutti. È scivolato il Partito Comunista che ha fatto lo scivolone nel PD, nella Margherita, di qua, di sotto. E tutti zitti. Poi hanno fatto il quadripartito. Poi
è stata una sequenza di scivoloni e la gente si sono arrampicati al potere. Io spero che voi non arrampicate al potere, perché arrampicandosi al potere è pericoloso, si dimentica le parti sociali, questo è importante. Io gli dico, vi dico questo e poi non ve ne dico più. Qui c'è molti giovani, io spero che non si facciano comprare, e questo è importante, perché nella classe politica molti politici si sono fatti comprare andando contro il popolo, come il classismo, che hanno difeso tanto e a me non mi è mai piaciuto, perché io sono del 1928 e non ho viste tante di queste situazioni. Grazie, 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 grazie. Grazie. Chi vuole rispondere? Tranquillo, mi stai agitando. È acceso. Pronto? Ecco. Allora, io voglio dire, dai, non devo rispondere a queste parole, volevo solo raccontarvi una cosa che riguarda me personalmente. Io ho deciso di fare politica attiva, anzi non politica, essere attivo nel Movimento 5 Stelle il 27 settembre del 2010, dopo un evento che si è tenuto a Cesena e che è stato chiamato Busto 5 Stelle, che è stato 2 giorni di informazione su un prato con della musica, si alternavano opinionisti, intellettuali, Beppe sul palco e la gente ascoltava, e è stato addormito lì, è stato molto bello, è stato incredibile anzi. Io ho deciso di far parte del Movimento 5 Stelle in quei giorni non perché avevo ascoltato dei politici interessanti, ma perché avevo visto la gente che c'era su quel prato. Cioè, quello che mi ha colpito è che il Movimento 5 Stelle, e che forse poteva cambiare, ho capito che forse poteva cambiare qualcosa, era che quella era una forza politica che stava nascendo, che non voleva creare una classe dirigente, ma voleva creare dei cittadini consapevoli che cambiassero il loro stile di vita e le loro scelte quotidiane. La cosa più rivoluzionaria che possiamo fare oggi è fare la spesa, se ci pensiamo bene, è comprare un prodotto speso su un altro. Ed era bellissimo, quei giorni erano bellissimi, perché su quel prato c'erano cittadini di tutti i tipi, c'erano punk bestia, c'erano adolescenti, c'erano famiglie con i bambini, e tutti vivevano e ascoltavano l'uno vicino all'altro e si comportavano in maniera straordinaria, riciclavano, compravano, andavano a prendersi i prodotti, il panino dove, con prodotti chilometro zero, e tutti in maniera spontanea, semplicemente perché avevano ascoltato delle cose e avevano aperto la loro mente. E per quello io mi sono iscritto. Cioè, il Movimento 5 Stelle non crea classe dirigente, crea cittadini consapevoli. Allora, prima di continuare con le domande, non so se Massimo e Alessandro vogliono dire qualche cosa e poi andiamo avanti, oppure andiamo avanti con le domande, dipende da voi. Ragazzi, io Alessandro e 2 giorni... Funziona. Cioè, sono due giorni che io e Alessandro siamo a giro per la Toscana, perché si è fatto Firenze, Scandicci, si tiene ora da Empoli. Io faccio solo un appunto, io sono a Siena, che i ragazzi di Siena mi conoscono abbastanza, perché non è la prima volta che ci sono, e tutte le volte che uno viene qui trova non il doppio della partecipazione, il quintuplo della partecipazione in una piazza come Siena, che si sa com'è. E e ho la voce rotta dall'emozione, no? Scusatemi, ma veramente siamo arrivati qui, Alessandro, un po' stanchi, ma io non mi aspetto, cioè io sono veramente senza parole, perché è una bellezza veramente avervi
veramente tutti qui, scusatemi se mi ripeto, se sembra che le parole non mi vengano bene, magari se si inizia a fare altri discorsi, ma sono veramente esageratamente colpito da non vedere la fine della stanza dalla gente che c'è, è una cosa stupenda. Faccio solo un appunto a quel signore, il non farsi comprare, noi siamo qui dentro, mi ha detto giustamente Riccardo, è quasi insito, non è perché sono una persona migliore o cosa, perché nasco qui dentro con la volontà di dire che io so di essere tra virgolette a tempo, quello è la volontà di creare persone informate, consapevoli delle scelte che devono fare, e anche perché come il percorso si è fatto noi, dove siamo arrivati, potrebbe essere una cosa che succede a tutti voi che siete qui dentro, sia nella parte territoriale, ci sono molti comuni che vanno a elezioni da queste parti, non pensate che non essere attenti al territorio, cioè prendersi veramente, riprendere il possesso del vostro territorio non sia importante, vale per il Parlamento, vale per la Regione, vale per il Comune, quindi la consapevolezza di essere tutti necessari per cambiare questo paese, io parlo della Toscana perché la mia terra mi interessa, vedo che ci sono ragazzi non solo di Siena, li vedo da Arezzo, li vedo da altre parti anche della zona, quindi li vedo anche dal Valdarno, insomma è veramente un'onda che veramente ci sta spazzando, sta spazzando per tutte queste persone, io vi ringrazio davvero, grazie. Grazie a Massimo. Ringrazio Sassa. Funziona. Il signore di non farci comprare, in realtà penso che questo pericolo non ci sia, sapete perché? Perché io sto molto meglio ora che sono una persona attiva e responsabile del mio futuro che prima, non tornerei mai indietro semplicemente per un pugno di monete, mai. Si sente? Si sente? Ringraziamo anche il manzo del Valdarno, Massimo Martini, così è soprannominato. E beh, anch'io sono molto emozionato. E si ragionava questi giorni con Massimo, vabbè, al di là dei camorristi, mafiosi, delinquenti, di sta gente che frequentiamo in Parlamento, la gente che... L'altro giorno parlavamo, poi è purtroppo campano come la Carla, Gigina Purpetta, l'autista di Cutolo, il fondatore Nuova Camorra Organizzata, si siede a 10 metri da noi. Una volta Carla, c'è quel video che lei con tutta la rabbia del mondo vomita parole giustamente contro queste queste. Prima o poi troverò il coraggio di dirlo. Ecco, al di là di queste oscenità, il problema vero di quel palazzo è l'autoreferenzialità, cioè tu entri dentro, loro entrano dentro parlando dei problemi dei cittadini e finiscono per parlare dei problemi loro. C'è il transatlantico, che è questo enorme corridoio davanti all'ingresso della Camera, si chiama così perché ricorda appunto, ci sono dei divanetti probabilmente in pelle umana, dove lì si siedono i giornalisti, non so, ogni tanto viene, dicevano che nell'ultima legislatura era frequentato pure da escort, non avevamo dubbi, si siedono i giornalisti con i pezzi grossi dei partiti, fanno i capannelli, li chiamano così, le piccole riunioni, ecco, non abbiamo mai sentito parlare gli altri di un problema di cittadini, cioè incazzarsi dicendo dobbiamo abolire l'IRAP, ma no, prima finanziamo la scuola pubblica, come finanzi la scuola pubblica se non recuperi le risorse dalla guerra in Afghanistan? No, i problemi sono come riusciamo a buttare fuori quella corrente, come posso non perdere questa poltrona, i cuperliani vanno contro i renziani, le correnti, no, però c'è tutti i problemi che riguardano i partiti, perché? Perché la politica è vista come professione. E quello è il peccato originale. Quindi per dire al Signore, innanzitutto noi siamo dipendenti dei cittadini. Per cui voi non è che avete il diritto. Se noi rubiamo, se noi sbagliamo, se noi non rispettiamo il contratto con gli elettori che è, come dire, il programma, avete il dovere di prenderci a calci nel culo. Il dovere, il dovere.
A noi quello che ci salva è il gruppo, ci salvano tutte queste attività territoriali che facciamo, il rapporto con i meetup che ti danno pacche sulle spalle se lavori bene, oppure ti prendono a parte e ti cazziano se fai o sfiduciano alcuni deputati o senatori se non si comportano bene. Grazie a Dio, viva le sfiducie dei meetup, evidentemente sbagli qualcosa. E questa è la nostra forza, perché sennò quel palazzo ti risucchia, una vasca di squali, poi sono bravi gli altri partiti a farti credere che tu sia uno statista, no? Tu entri fino a un... adesso abbiamo sta popolarità, siamo andati in TV, noi, qualcosa, Riccardo faceva il pizzettaro, adesso... Lo facevi? Riccardo faceva il pizzettaro, scusami, vedi subito, la cassa, il pizzettaro sarei tu, faceva, si è pagato l'istruzione facendo le pizze. Poi circolano questi video in cui lui impasta. Pensate che fiducia che hanno nei di questo. Ecco, ma adesso siamo andati, però alla fine, cioè 11 mesi fa, adesso siamo un po' conosciuti, ma una roba passeggera, no? È finzione, quello che conta è altro, è la vita vera. Sì, ma guarda che mo ci stiamo noi, la prossima volta ci starai te. Cioè la logica del 5 Stelle è questa. E le due legislature poi a casa è la nostra salvezza, la salvezza. Perché tu stai in un tempo limitato, poi torni al tuo lavoro. Riccardo tornerà a fare le pizze. Riccardo si è pagato giurisprudenza facendo pizze, ed è lui che si è inventato i provvedimenti contro gli affitti d'oro. Carla ha un curriculum eccellente e lei è la prima firmataria della legge sull'abolizione dell'IMU. Carla Ruocco. Massimo Martini va a rischiare la vita sulle navi americane a controllare che le armi chimiche siriane vengano smaltite al meglio senza rischi per la popolazione e per l'ambiente. Questo fa Massimo. Riccardo è il primo firmatario di una legge depositata il 27 maggio 2013 sul conflitto di interessi. L'ha fatta lui. Fino a 11 mesi fa non sapevamo neanche che fosse un ordine del giorno, un emendamento, l'articolo 138. Abbiamo imparato, come imparano tutti i cittadini, onesti, determinati e sovrani. Non ci vuole niente. Ci vuole questo, un gruppo, un programma, l'onestà e la consapevolezza che stai lì a tempo determinato, con un contratto. Come? Vabbè, sabotatori quelli lì... Andiamo oltre. Sì, però che ti aspettavi? Su 160... cioè, siamo italiani che veniamo da Marte, qualcosa succede, poi quel palazzo è quello che è. Poi soprattutto le persone, io me ne accorgo, le persone anche un po' più grandi di età hanno anche delle difficoltà a uscire fuori da quel meccanismo ideologico che ci ha fregato. È venuta la Fiorella Mannoia alla Camera una volta, ci ha fatto i complimenti, lei ha votato Movimento 5 Stelle, lei ex compagna veramente, ci ha detto io c'ho... Ci ho messo un sacco di energia a uscire fuori da certe strutture mentali e ad accettare il fatto che io ho fallito per 30 anni da dietro a quella falsa sinistra col portafogli a destra. Cioè ci vuole... Mica è facile, soprattutto per le persone un po' più grandi. Se a un nonno o a una nonna gli dice nonna quel quadro lì non sta bene, mettilo su quell'altra parete. No, a me piace lì. Perché si ha difficoltà ad uscire da certi meccanismi fissati, per quello ci vuole volontà, lavoro, impegno, banchetti, pazienza. Io immagino gli attivisti vaffanculo che hanno preso durante, subito dopo Bersani, la fiducia a Bersani. Se avevamo dato la fiducia a quel PD eravamo morti. Oggi, poi questa cosa è passata, con dell'impegno, con del tempo, è passata. Quando abbiamo visto Beppe trattare in quel modo, secondo me con eccessiva educazione, Renzi, io ero alla Camera, ho avuto 4 orgasmi, 4. Però qualcuno ha detto, però dai, non l'ha troppo lasciato parlare, così e cos'ha. Un giorno, poi lo rivedi, poi dopo 2-3 giorni, dopo una settimana dici, è stato troppo moderato. Vedete come delle cose ci vuole un po' di tempo per farle passare. Ma quando, e questo l'ha scritto per la prima volta il blog, anni fa,
Beppe diceva il PD e il PDL sono la stessa cosa. Io dicevo sì, c'ha ragione, ma intimamente dice no, non può, c'è, può avere ragione. Non è che mo Berlusconi, mo non è che Beltrone è uguale a Berlusconi. È meglio. Quelli del PD ti prendono per il culo in un modo allucinante, credetemi. Io sono entrato quei giorni che avevo, ero detto, vabbè, sì, i partiti sono tutti uguali, però non è che mo so come Berlusconi, Berlusconi è il demonio. Resta il demonio, ma almeno si palesa come tale. Oggi il demonio trova nuove vesti in Renzi e ti prendono in giro, è l'ipocrisia della semantica, delle parole, incredibile. L'ho detto ieri, cioè le parole, capisci? La comunicazione, poi l'informazione ti spara queste parole e tu alla fine ci credi. Credi che la guerra in Afghanistan sia una missione di pace, la chiamano così. Gli inceneritori li chiamano termovalorizzatori e tu dici, beh forse non sono proprio. Una porcata, una troiata di legge elettorale, chiamano l'Italico. Le mignotte le chiamano escort e Berlusconi lo chiamano Renzi. È questo. Scusate, ho detto tre parolacce. È questo il concetto. Ma non e concludo, è finita quell'epoca, perché oggi con la rete, con questi eventi, anche andando in televisione, facendo atti di disobbedienza civile, Massimo è salito sul tetto di Montecitorio per difendere l'articolo 138. Con queste azioni, con questa informazione, con la rete, senza gli intermediari dell'informazione, guardate i cellulari, tutti questi cellulari spareranno informazioni in rete che verranno 5, 10, 20 persone e quelle informazioni resteranno nell'eternità. Nell'eternità. Questo meccanismo poco a poco stiamo formando assieme uno zoccolo duro di cittadini sovrani, informati, determinati, che non si era mai visto in Italia. Non eravamo informati di nulla, adesso siamo un popolo finalmente sovrano, sovrano. E sta crescendo quest'onda, credetemi. Io sono andato a Palermo 2 settimane fa, stavo sul treno, grazie a tutti noi, stavo sull'aereo e c'era l'hostess che spiegava l'uscita di sicurezza, è qua, a destra, sì, si gira verso me e mi fa, non mollate. Da Montecitorio, da Palazzo, dalla Camera dei Deputati al Palazzo Marini, uno dei palazzi appunto del potere, dagli affitti d'oro, e la cosa appunto l'ha scoperta Riccardo, che è segretario della Camera e quindi si spulcia i bilanci, si passa davanti a Palazzo Chigi, dove adesso c'è lui. E ci sono sempre due poliziotti vestiti, elegantissimi, con il mantello nero, che fanno lì la guardia immobile, noi passiamo dalla Camera per andare ai nostri uffici, i nostri uffici stanno al Palazzo dei Gruppi, Palazzo Marini si chiama, scusate, Palazzo Marini, Piazza San Silvestro. Una volta io passo lì davanti, stavo con dei miei colleghi, e sento, ps, ps, mi giro, c'era il poliziotto, si fa, continuate così. Cioè succedono queste cose, non si erano mai viste, a noi ci dicono guadagnate troppo poco. Grazie. Quando mai abbiamo ringraziato un deputato? Abbiamo sempre detto, mortacci tu. È vero o no? Adesso invece è così, perché? Semplicemente perché stiamo facendo il nostro dovere. Oggi lo facciamo noi, ci sono tanti giovani, la prossima volta vi tocca a voi. A Roma si dice a chi tocca non si ingrugna. Oggi ci stiamo noi a vedere quando vengono Cicchitto, la Santanchè, Capezzone. Capezzone l'altro giorno ha detto il voto di scambio no. Il voto, come ha detto, le preferenze no perché favoriscono la mafia. Cioè lui che sta in Forza Italia con il capo, il boss suo che accoglie stallieri mafiosi, assassini, dell'Utri condannato per mafia. Ci capite come il meccanismo? Cioè non è, adesso tocca a noi, però non possiamo starci sempre noi, abbiate pietà, vi tocca pure un po'. Voi vedere Capezzone, Gasparri, Cicchitto, e dall'altra parte uguale, Franceschini. Vedete com'è la politica, che è la più alta attività che essere umano possa fare, bellissima. Significa metterci assieme, trovare un problema e risolverlo con l'intelligenza collettiva, eh? Ci sono andato venerdì. Basta però mo. Mo basta. Mo avete rotto. Allora andiamo tutti i giorni come gli altri in televisione o stiamo in Parlamento? Vuoi questo? No. Allora, ci stiamo andando ma nel modo giusto e sappiate che se ci andiamo in maniera giusta, poi automaticamente li costringiamo a fare dei programmi più puliti. Dato che loro ormai l'audience sono, cioè non è che con Gasparri fanno l'audience, manco la madre guarda più Gasparri in televisione. Fanno l'audience con noi, è vero.
Per cui, siccome lo sappiamo che è così, se permettete aumentiamo il potere contrattuale. O se fa una trasmissione in cui fateci tutte le domande che volete, ma ci date la possibilità di rispondere senza interruzione, senza farlo diventare un pollaio, o non ci veniamo. E così aumenta. Grazie, grazie. Continuiamo con le domande. Che lascia il tempo che trova, questa è la mia preoccupazione, è chiaro ed è sotto gli occhi di tutti che l'Italicum è una porcata, però appunto il problema è questo, quindi... Forse sì, forse hai ragione tu. Forse hai ragione tu, non lo so, io non mi sono posto questo problema, un mero atto politico che lascia il tempo che trova. Ho solo, quando ho visto la possibilità di creare una legge elettorale con i cittadini, ho detto, caspita, questa è la più bella cosa che potessimo fare come forza politica, un segnale incredibile alla cittadinanza, non è mai successo nella storia. Non è solo un mero atto politico, è un segnale straordinario di come si possa rinnovare, cioè la gente che ha partecipato. Poi è ovvio, come facciamo sempre, noi portiamo le nostre proposte di legge in commissione e iniziamo a discutere di quelle proposte di legge punto per punto con le altre forze politiche, e non è che noi non scendiamo a compromessi quando sono positivi, se hanno delle buone idee sono positivi, il problema è che difficilmente hanno delle buone idee, ma non lo dico per cattiveria, ti faccio un esempio, in affari costituzionali uno dei più importanti renziani, cioè uno dei più esperti all'interno della prima commissione è Fiano, Renziano Doc. Durante la legge sul finanziamento pubblico ai partiti io mi sono arrabbiato in aula e ho sollevato la questione, ci sono i video sulla mia pagina, perché non parlavo tanto dei soldi che ci costerà e della truffa semantica, come diceva Ale prima, che li hanno chiamati rimborsi eccetera eccetera, adesso ci costeranno con altri stratagemmi comunque forse più soldi di prima. Non mi sono arrabbiato per i soldi, perché c'era un'altra questione molto più rilevante, che era la trasparenza sui finanziamenti da parte dei privati. Cioè nella legge è scritto che prima di tutto, se una lobby ti finanzia a te parlamentare, il cittadino non lo sa durante le elezioni, lo sa solo dopo le elezioni. E quindi sono obbligati a pubblicarlo, ma dopo le elezioni. Tu capirai che questa è una presa per il culo, scusami il termine, perché se lo sai dopo non puoi votare in maniera corrispondente, non c'è trasparenza. In più c'era scritto, inoltre tu hai l'obbligo parlamentare di pubblicare la lobby che ti ha finanziato a meno che questa lobby non ti lasci la liberatoria sulla privacy, se non te la lascia non lo puoi pubblicare e nessuno lo potrà mai sapere. Cioè, è evidente la truffa, e io quando l'ho detto in Parlamento ho visto Fiano dopo il mio intervento che è sceso dal suo posto, ha fatto tutto il giro dell'emiciclo, è salito vicino a me e mi fa: Fraccaro, ma è previsto dalla legge, non ti puoi arrabbiare. Come facciamo noi se la legge prevede che per mettere i dati privati devi farti firmare la privacy e devi fartela firmare, se no non lo puoi pubblicare? La mia risposta immediata è stata: senti, basta fare una legge che se non ti concede la liberatoria non ti può dare il finanziamento. Non ci ho neanche pensato, risposta di Fiano, il più esperto costituzionalista renziano. E non ci avevo pensato. E se ne è sceso e è tornato al suo posto. E ha votato contro il mio emendamento. Quindi noi non ci stiamo nemmeno più interessando di convincere le altre forze politiche. Noi ci stiamo interessando di dire: questo è quello che si potrebbe fare, cittadini italiani. Noi ve lo sottoponiamo, queste proposte, alle altre forze politiche. Poi voi siete informati delle loro risposte, del loro voto, e sceglierete. Tutto qui. Va bene, ci sono gli altri, grazie. Non è che non passa perché noi gli diamo una proposta bella, è la bellezza della proposta che gli fa cambiare idea, cioè dobbiamo vincere le elezioni. Ciao a tutti, sono Roberto Marchioni, sono un attivista del 5 Stelle di Siena. Io da quando esiste ho sempre votato per il Movimento 5 Stelle, ora ci saranno le europee, quindi sicuramente darò una mano per la propaganda elettorale. Però voglio porre un quesito, cioè io voglio sapere esattamente
il Movimento 5 Stelle che cosa intende fare riguardo all'euro. Io personalmente voglio uscire dall'euro e voterò per un partito che proporrà l'uscita dall'euro. Grazie. Occhio però a quelli che dicono una cosa adesso per mera campagna elettorale, eh? Occhio. A te qualcuno ti ha chiesto se volevi entrare o meno nell'euro? Sì, però dico, te l'hanno chiesto quando siamo entrati? Non ce l'hanno chiesto, giusto? Non possiamo pretendere che si faccia esattamente come hanno fatto loro e che magari la posizione di qualcuno o di un parlamentare da noi, perché io conto più di te? No. Io personalmente sono molto, molto, molto scettico sulla moneta unica. Sono molto, molto, molto interessato al concetto di sovranità monetaria e seguo attentamente l'ormai compianto professor Giacinto Auriti. Però io, una cosa molto interessante è capire che i risultati migliori in Parlamento li abbiamo ottenuti calcando la mano, alzando il tiro, anche alcune cose che riguardano appunto gli emendamenti di Riccardo, minacciandoli. Così si ottengono le cose, non con il dialogo, scordatevelo, ci abbiamo provato mille volte durante i giorni di Rodotà, scordatevi che questa gente ascolta il dialogo, che con il buon senso si cambiano, dimenticatevelo, perché sono schiavi dei loro finanziatori, delle loro campagne elettorali, quindi dimenticatevelo. Chi ragiona con politica per professione, devo salvarmi la poltrona, non cambia opinione se tu provi a convincerli. Ci abbiamo provato 11 mesi, ci proviamo ogni giorno in commissione. Quelli del PD ci dicevano Rodotà è il miglior presidente della Repubblica possibile, ma non lo possiamo votare perché l'avete proposto voi. Mentre invece cambiano idea, concedono degli emendamenti, cioè otteniamo dei risultati quando? Il giovedì. Vediamo di fronte al guardaroba i trolley, loro pronti per tornare a casa. Non è uno scherzo. Con le targhette Fioroni, Franceschini, Bersani, Speranza, Dell'Ai, Cicchitto, tutti pronti per tornare a casa. È lì che scatta la telefonata, ci sono i trolley, minacciamo l'ostruzionismo. Si va, è vero, si va dal delegato d'aula del PD, noi facciamo ostruzionismo, come ostruzionismo? E quanto dura? 3 giorni, tutto il weekend. La sua risposta, che volete? Questi 12 emendamenti, 12 sono troppi, si rimane in aula, inizi, dopo un po', 8 no, così tipo il mercato del pesce. Perché? Perché ti fai vedere determinato lottatore, opposizione vera. La stessa cosa deve avvenire in Europa. Noi abbiamo dei punti chiari, il fiscal compact va abolito, il pareggio di bilancio in Costituzione va abolito, è evidente che sono cose che si fanno nel Parlamento italiano e non nel Parlamento europeo, ma parlare all'opinione pubblica europea e far percepire la gravità di questi trattati stipulati all'oscuro del popolo italiano a luglio 2012, quando i cittadini italiani iniziano a frequentare le spiagge, perché le porcate le fanno sempre quando si abbassa l'attenzione all'opinione pubblica, sempre, a Ferragosto, il 24 dicembre, sempre, gli euro bond, o si fanno gli euro bond, oppure saremo costretti a fare dell'altro. Vedete come anche la minaccia di uscire dalla moneta unica, e se l'Italia esce dall'euro è un fracasso per gli altri, comunque ci consentirà di ottenere dei risultati, però occhio, perché noi non vogliamo una cittadinanza attiva e partecipe informata, sì. Se io e te andiamo al mercato di Valmelaina domani a parlare di sovranità monetaria, di inflazione, deflazione, di moneta unica, degli accordi di Maastricht, sai in quanti conoscono queste tematiche? L'1%. Allora noi stiamo costruendo un altro percorso, un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. E io detesto chi schifa un referendum consultivo, è vero che non determina una determinata scelta, però occhio, perché un referendum consultivo ci permette di creare un dibattito su una questione, quindi di mettere in discussione una questione e di creare informazione tra i cittadini. E dato che la maggioranza non ce l'abbiamo, perché noi non avremo mai la maggioranza, non prendiamo alle europee il 51% o immediatamente per uscire dall'euro, quel che conta invece è far percepire e far comprendere una tematica, mettere in discussione un pensiero dominante. E questo si ottiene esattamente con lo strumento del referendum, anche consultivo.
Per quello è così importante un referendum consultivo, perché ci consente di attivare l'opinione pubblica, ed è l'opinione pubblica che in assenza di maggioranza riesce a far cambiare le proposte, come sul 138. Non avevamo mica i numeri per bloccarla quella riforma in Parlamento, ma grazie al tetto, grazie a dei giornalisti seri e a tutta l'opinione pubblica che si è creata contraria a quella modifica costituzionale in deroga al 138, siamo riusciti a bloccare quella schifezza, non grazie alla maggioranza. Per quello è importante capire l'importanza di andare in Europa, battere pugni e dire: o si ottengono queste cose o saremo per forza costretti a delle cose drastiche. La stessa cosa nel piccolo che facciamo in Parlamento italiano: o viene cancellata questa norma che sfavorisce i comuni che lottano contro le slot machine, o comprate cotechino e lenticchie perché vi facciamo passare il Capodanno in aula. Così funziona. La Lega che oggi parla di via dall'euro, quello è populismo, perché non hanno fatto una minchia durante l'ultima legislatura contro il MES e il Fiscal Compact, e non ti puoi fidare di uno slogan. Se tu ti fidi di una persona che dice fuori dall'euro e voti un partito perché ti dice fuori dall'euro, ed è quel partito che comunque non direttamente ma indirettamente ci ha fatto entrare e non ha fatto minimamente opposizione, e noi abbiamo dimostrato che l'opposizione si fa fino alla fine con il decreto IMU Banca d'Italia, non che si minaccia e poi ci si mette d'accordo alla fine. Se è una porcata si arriva alle massime conseguenze, espulsioni. Io con i 5 giorni che ho preso insieme a Massimo, prima il signore parlava di paglietta, Massimo per il tetto, ho preso altri 25 giorni di sanzione in un mese. Anche Borja Valero ha preso tutte queste giornate, 30 giorni, sono parlamentare più sanzionato della storia della Repubblica Italiana e non ho picchiato nessuno. Lo sapevamo io e Massimo che salendo sul tetto, lo sa Carla che facendo un intervento in un determinato modo si prende critiche da persone che chissà quello che scrivono. Lo sapeva Carla che quando ha attaccato Brunetta giustamente in quel modo Brunetta minacciava querele, lo sapevamo. Non è che non sapevamo che quando abbiamo fatto delle attività contro il decreto IMU Banca d'Italia non avrebbero tutti quanti parlato di fascismo, squadrismo, queste vergogne e disinformando la gente. Pensate, hanno scritto che io volevo sfondare la porta di Affari Costituzionali con il busto di Giolitti. È una vergogna, è disinformazione pura, non era Giolitti. Era generale La Marmora. Allora, però la porti fino alla fine, vedi, questa è credibilità. E noi oggi ti diciamo, nessuno ci ha chiesto se entrare nella moneta unica, noi non vogliamo prendere decisioni per tutti i cittadini, vogliamo informare, un referendum serve ad informare, perché siamo coscienti che se l'informazione è reale, giusta, approfondita, poi il popolo italiano prende la decisione giusta. Uno mi dice, la democrazia è diretta, ma tu voteresti se la rete dovesse votare a favore della tortura, un provvedimento a favore della tortura in Parlamento? No. Mi dimetterei, perché evidentemente sarebbe il fracasso della democrazia diretta. Se a me dicono, cioè, se fosse uscita anziché Rodotà Alvaro Vitali, io non potevo votare Alvaro Vitali. Mi dimettevo, perché credo nella democrazia diretta. La rete mi dice votare Alvaro Vitali, ma non si può votare Pierino Presidente della Repubblica, ok? Ma siamo convinti che con l'informazione nessuna votazione in rete voterà mai a favore della tortura o di Alvaro Vitali Presidente della Repubblica. Mi spiego? Per quello informiamo sull'euro, creiamo coscienza tutti assieme, e ci vuole del tempo, altrimenti decidiamo io e te, e non è giusto, perché altrimenti diventiamo un partito. E chi ci dice che per forza io e te ci abbiamo ragione? Dove sta scritto? Lo pensiamo io e te, ma magari altri cittadini pensano un'altra cosa. Ci informiamo e alla fine i cittadini italiani prenderanno la decisione giusta, ma non vi fidate di oggi cavalca battaglie quando ha fatto passare il MES e il Fiscal Compact senza fare opposizione alla passata legislatura. Un'altra domanda. Buonasera, io sono Gianni Docci, saluto Massimo, grazie per avermi bloccato. No, per avermi bloccato su internet. E per 10 giorni, ti sei sbagliato. È stato un errore. Sì, lo so, grazie. E, dunque, io tanto Massimo sa di che parlerò, perché l'ho ripetuto anche a Perugia. E come io parlo di roba più pratica, molto più bassa, che riguarda soprattutto 300.000 aziende agricole che sono viticoltori e olivicoltori. Il decreto sulla terra di fuoco è stata una cosa importantissima, è stata una cosa molto bella, fatta bene. Spero
che si venga fatta anche per Crotone, perché Crotone, io sono 20 anni che ci vado e sono 20 anni che se ne parla e c'è un finimondo da discarica di Vrenna al Neto, è un lavoro che è come a Napoli, Salerno è uguale, non cambia niente. Il decreto della Terra dei Fuochi. E spero venga fatto anche per Crotone una cosa del genere, venga messa attenzione su Crotone che è molto piccola, molto nascosta e molto sotto la cappa dell'Andrangheta e non la mollano, è un dramma. Comunque questo decreto, e spero venga anche messo una cosa del genere sui siti SIN, perché non è giusto dare quattrini a gente che ha inquinato fino al 2007 e poi dal 2008 un po' dici o metti sicurezza o fa la bonifica, ti resta soldi, no, è differente da E a U, ma insomma. E a noi agricoltori ha creato un problema, c'è cioè una specie di vulnus, praticamente come succede a volte in Italia, che o tutto o niente. Adesso non si può più bruciare una pratica naturale, che sono i sarmenti, i tralci, gli olivi, e sono, è un problema, sembra una bischierata, ma è un problema che riguarda 300-400 mila persone, più tutte le persone normali, uno che ha l'orto, uno che ha qualunque cosa. Cioè, un emendamento veloce, una qualunque cosa, perché siamo veramente messi male e la forestale ci sta addosso per farci un mazzo così a soldi penale per nulla, perché poi giù a Crotone buttano l'etere, ci fanno tutto quanto, ci fanno le strade, ci fanno le scuole, ci hanno fatto i piazzali, tocca smaltirle a noi o lasciarle stare, noi due, e si è pagato pure lo smaltimento della Monte Catini noi, a spese nostre, e io non posso bruciare i vitici, per piacere, metteteci una mano. Ti posso... Grazie. Sa? Prova. Si sente? Sì. No, allora... Lo so. No, ma l'appunto ti voglio fare... Io non è una parte d'agricoltura e quindi non la tratto espressamente, ma io, come te sai, sono di campagna e questa cosa effettivamente la condivido con te, cioè il fatto di questo problema. Quello mi viene da pensare è che l'incremento in naturale di centrali a biomasse che sono state perpetrate da questi partiti in tutte le zone e che devono essere alimentate con sfalciati, vitigni, potature degli olivi, eccetera, eccetera, oppure ripulitore dei boschi fino al 51%, abbia fatto sì che si siano create delle leggi, e me ne interesserò con i ragazzi di agricoltura, facendo in modo che te non tu possa bruciare niente nel tuo campo. Perché, te lo dico anch'io, io quando ho da pulire eventualmente il bosco e c'è un piccolo rimasuglio di Viterbe o cose di questo genere qui e preferisco bruciarle che chiamare l'AER, cioè chiamare chi smaltisce i rifiuti e farmela portare via. Mi viene da pensare che sia l'induzione per poter creare, voi sapete che dei fumi eccetera eccetera, e tendenzialmente vengono progettate delle Marche, per esempio, molto più che da noi, centrali da 999 kW, 998, così da avere una grossa necessità di materiali e crei degli inceneritori fittizi. Io so di quello di Levane, so di quello di Terranova, so di quello delle nostre parti, ma so che anche dalla parte qui del Senese, nella parte di Mano verso Grosseto, è pieno nella parte retina e nella parte comunque da Arezzo a Siena è pieno. E ti impongono delle leggi perché poi su quel tipo di materiali loro hanno dei guadagni che non sono relativi al bruciare, ma sono relativi ai certificati verdi. Una centrale da 1 megawatt senza il certificato verde ha una perdita netta annuale di 600.000 euro. Vai a guadagnare 1.600.000 con i certificati verdi, cioè con soldi che noi paghiamo nelle tasse o nelle bollette. Certo, no, vabbè. Poi c'è tutta la parte dietro dei rifiuti, cioè noi bisogna, l'informazione o la capacità di essere consapevoli deve essere nella visione che l'informazione non ti dà mai, noi si guarda sempre a quelle 3 ore in cui si parla. Alessandro, quando prima ha fatto il ragionamento sul discorso di Beppe, era perfettissimo, ti chiedevano in quei 10 minuti Beppe cosa ha detto, te devi estendere la tua visione ai 6 mesi, all'anno. Lo stesso vale per tutto. Nel trattamento di questo tipo di materiali di scarto, te devi guardare, devi aprire la tua mente agli ultimi 15 anni, a come sono stati trattati i rifiuti, a cosa è servito il trattamento dei rifiuti, a spostare i soldi dalle tasche ai cittadini, a dei potentati economici e dalle nostre parti a garantire clientele a determinate persone. Perché questo è.
perché tutte le municipalizzate che partono da Carrara e arrivano a Grosseto passando per Pistoia, Firenze, Siena, Arezzo, Pisa e Livorno sono servite solamente a questo, a garantire la vita politica di certe persone. E qui si sa benissimo il fatto che i consigli di amministrazione siano cambiati per far sì che anche a fronte di perdita di consenso politico le stesse persone potessero rimanere sempre nelle solite posizioni. Qui a Siena è un esempio, Siena Ambiente, se non sbaglio, ha fatto proprio questo a livello di consigli di amministrazione. Ad Arezzo ci sarà un consigliere, qui Lucio Bianchi, che l'hanno querelato perché ha detto determinate cose rispetto alla, alla Nove Acque d'Arezzo, che è la prima in Italia che ha fatto la privatizzazione delle acque, e Arezzo è il primo, è il comune d'Italia dove si paga l'acqua più cara. Quindi noi bisogna effettivamente non solo prendere una consapevolezza, ma avere anche l'informazione che certi tipi di azione, cioè il negare a un piccolo contadino di bruciare tre foglie, sono propedeutiche a fare tutto uno spostamento, perché tre contadini non fanno nessun tipo di spostamento economico. Una intera provincia ti trasporta valanghe di quattrini. Io vi porto piccoli esempi. Dalle nostre parti il riciclaggio te l'hanno imposto, ok? È una buona pratica. Ma se poi te non riesci a, come dire, vedere quello che c'è dopo e quindi non crea la filiera di un recupero, di un riutilizzo di queste materie prime e seconde, se ti ritrovi, come ci dicono i presidenti delle province, che il 30% di quello che ricicli in volume, e quindi praticamente tutta la carta e tutta la plastica, torna all'incenerimento, che non è solo un problema di salute, è anche un problema di costi, perché te prendi il camion per portare via questa differenziata, la porti in un punto di raccolta e poi la riporti all'incenerimento. Noi in Valdarno si spende 2 milioni di euro in più solo di trasporti, perché non si riesce a pensare a vendere questa roba. Quindi l'apertura mentale che parte dal piccolo tralcio d'olivo tagliato ti deve far capire che tutto questo serve a garantire delle posizioni di potere e a farci rimettere tutti i cittadini. Questo è una delle cose che veramente io prenderò l'appunto in Commissione Agricoltura, chiedo a Gallinella e alla Gagnarli di poter trattare questa cosa. Grazie. Grazie a Massimo. La prossima domanda. Ah, un attimino solo. C'è un troll che arriva. Abbiamo un troll in sala. Un troll con la bandiera. Beppe. Vai! Questa non ce l'aspettavamo. E ora si fa il boom! Lasciatelo! Il nostro troll! Si può scoprire la testa! Eccoci qua! Ecco! Allora, avete visto... Vai via. No, non fare l'attivista, ti prego. Allora, signori, no, un saluto. Un saluto, sono venuto a salutare innanzitutto loro e ho sentito da quella porticina lì come un infiltrato proprio lì con una fessurina, ho sentito tutte le cose che hanno detto, sono molto molto preparati, sono molto più preparati di tutti i discorsi che vi posso fare io, loro vivono in prima persona qualche cosa, l'unica cosa che posso dirvi è che andremo avanti, vinceremo le elezioni europee, le vinceremo sicuro, no, non c'è problema, non ci abbiamo concorrenza, andiamo avanti. Andiamo in Europa e tratteremo e vedremo tutti i trattati. Una cosa, io vedo che anche dalle domande, ognuno per la propria categoria tenta sempre di avere un problema, di avere risolto un problema della propria categoria. Guardate che qua il paese non c'è più.
Cioè non è che noi possiamo adesso andare a prenderci un paese e andremo a prenderci un paese in macerie, bisogna anche cercare di capire che cosa sarà l'Italia fra 5, 6, 8, 10 anni. Si è parlato di uscire dall'euro, benissimo, usciamo dall'euro, ma se usciamo dall'euro ci prendiamo la lira, per avere la lira bisogna avere la Banca d'Italia, per stampare la Banca d'Italia adesso hanno fatto un'operazione che diventerà qualcosa di diverso che una banca dello Stato italiano, e contemporaneamente se ci riprendiamo la lira dobbiamo essere competitivi, e saremo competitivi perché la lira sui mercati esteri i prodotti saranno competitivi, ma saremo non competitivi sulle importazioni. Noi importiamo 110 miliardi, di cui 60 miliardi di energia fossile. Allora nel contempo bisogna fare assolutamente un passo gigantesco, mettere degli step, arrivare lì e dire: cari signori, entro il 2030, parlo nell'Europa, entro il 2030 tutta l'energia elettrica si farà con le rinnovabili, nel 2050 tutta l'energia si farà con le rinnovabili, via i fossili. Allora noi possiamo, invece di importare 60 miliardi di petrolio e di gas, che ci sono battaglie, lo vedete cosa sta succedendo in Crimea, lo vedete cosa sta succedendo, bloccheranno il gas e noi dobbiamo dipendere quando abbiamo una tecnologia che con la tua casa può essere oltre che autosufficiente, fare un kilowattino in più e metterlo in rete. Non possiamo fare rete come internet con l'energia. Siamo 8.500 comuni, 7.500 sotto i 20.000 abitanti, 10.000 abitanti, benissimo. Si possono fare queste cose, come ci sono in 300 comuni in Svizzera e in Germania, che hanno fatto quello che hanno fatto, si sono comprati la distribuzione dell'energia. La distribuzione, poi ognuno se la fa in base alle condizioni ambientali, mette in rete. Io un chilowatt di più la metto, divento produttore e consumatore, ma sono sogni che dobbiamo avere. Perché se loro non ci fanno sognare, noi non li faremo dormire. Questa me l'hai copiata, eh? Allora, è chiaro. Allora, il lavoro. Sempre il lavoro è la più bieca, è il più bieco ricatto degli ultimi 50 anni, il lavoro. Allora bisogna capire che cos'è il lavoro, tornerà quel lavoro lì, il lavoro non torna, la crescita toglie posti di lavoro, sta calando il lavoro, in tutto il mondo sta calando, oggi le banche vanno in internet con un decimo del personale, oggi l'acciaio lo fanno 35.000 persone e fanno 100 volte la produzione di acciaio negli Stati Uniti di 300.000 persone di 10 anni fa. Che cos'è il lavoro? Andare in una miniera, cavare, abbiamo 100 miliardi di... Ma perché io mi incazzo così? A volte io mi incazzo da solo, che non c'è nessun motivo, perché... Ma noi abbiamo 100 miliardi. Allora, l'economia... Fate le parole, l'hanno detto benissimo loro. C'è veramente una truffa delle parole. Noi abbiamo all'economia da un periodo a questa parte dei banchieri, ma l'economia non è la finanza, è qualcosa di vero. Ecos nomos, casa cose, ecos nomos, legge. Allora, che cos'è l'economia? L'economia, noi abbiamo di economia 100 miliardi di tonnellate, fare i conti con 100 miliardi di tonnellate di materiali, di materia prima, di energia, di roba, 100 miliardi all'anno di roba che trasformiamo per il 90% in prodotti e questi 90% nei primi 6 mesi vanno in una discarica. Non vorrei farvi la lezioncina, ma non funziona più questo sistema. È inutile che parliamo di rifiuti, il rifiuto è un errore di produzione, di progettazione, abbiamo bisogno di ingegneri antropologi che si mettono lì e riprogettano le cose in un altro modo, con un design diverso. Il riciclaggio è una palla, il riciclaggio funziona fino a un certo punto, perché ogni fase del riciclaggio perde funzioni, lo sapete meglio di me, sono 20 anni che dico queste cose. Bisogna prima di riciclare vedere il prodotto che zaino ecologico si porta dietro. Noi abbiamo fatto una civiltà fondata sull'automobile e una delle grandi conquiste dell'ecologia era la marmitta catalitica, vi ricordate? L'hanno spacciata come una cosa ecologica la marmitta, ma la marmitta catalitica contiene un grammo di platino, un grammo di platino, vuol dire che per estrarre un grammo di platino hai 350.000 grammi, cioè 1 a 350.000, una tonnellata di platino, 350.000 tonnellate di materiali che tiri fuori. E quindi se dividete per un grammo, una marmitta pesa 350 kg.
non e puoi spacciarla per una cosa ecologica? Allora è tutto così, cosa c'è dietro? Allora ricicli il rame, benissimo, per fare una tonnellata di rame spendi 1200 tonnellate tra energia e materiali. Per riciclarlo vai a 12, quindi un centesimo di meno, quindi è riciclabile. Certe cose le puoi riciclare, te le puoi riutilizzare, certe cose no. La plastica, forse, conviene farla di nuova. Ma allora è la progettazione che serve. Un rifiuto deve essere la materia prima di un'altra azienda, il rifiuto di un'azienda. 500.000 macellerie in India. L'India ci sta dando delle lezioni sull'ingegneria, sulla ristrutturazione di come fare le cose e smontarle. Noi non abbiamo neanche nelle università dei corsi per smontare le cose. Ed è il futuro smontarle. Il futuro è passare dal produce manager al service manager. Boh, che parole che mi vengono, ragazzi. È una roba, ma così è. Allora, vuol dire che tu non hai bisogno di una caldaia, ma mi sembra di essere malato a volte perché sono 20 anni che dico non abbiamo bisogno di frigoriferi, non abbiamo bisogno di automobili, non abbiamo di luce, abbiamo di lampadine o di caldaie. Noi abbiamo bisogno di tepore, di luce, di movimento, di freddo, non abbiamo bisogno di cose. E allora la progettazione, se io fossi producessi caldaie, la faccio in un altro modo. Faccio una caldaia che affitto, te l'affitto. Perché quando ce l'hai in casa, che è tua, si rompe sempre. Quando non è tua, col cazzo che si rompe. Allora, perché? Perché se io ti vendo tepore, se io ti vendo 22 gradi e me ne dai 21, non ti pago. Io ho tutta l'intenzione, io produttore, a fare una caldaia che non si rompe mai. E se si rompe riutilizzo i pezzi, li fatto con colle speciali, è un'altra tecnologia, riutilizzo i pezzi, in discarica ci va un terzo della caldaia, non tutta la caldaia. E allora sono cose che bisogna mettere e finisco sul, è lì dove troveremo posti di lavoro, con le università, con l'innovazione, con il risparmio energetico. Il risparmio energetico, se non va di contempo al nostro comportamento, non serve. Lo sa l'ottico che ci segue da tutte le parti, l'oculista maledetto, è l'oculista. Stia attenta, signora, che è seduto vicino a una signora, le chiede l'amicizia entro 10 secondi su Facebook. Allora, che cos'è? Cosa sta succedendo? Cosa facciamo? Ditemi un attimo, fra 10 anni siamo il popolo più vecchio, forse il più vecchio del mondo, abbiamo superato come aspettativa di vita i giapponesi. Entro 10 anni avremo il problema dei vecchi. Io avevo proposto come risolvere il problema dei vecchi, che sono sempre di più. Si facevano alcune leggi, le abbiamo proposte in Parlamento, per farli fumare obbligatoriamente 20 sigarette al giorno. O si sfoltiscono, o se no bisogna mantenerli. E se vogliamo mantenerli non avremo più la possibilità, perché nessuno si potrà più permettere di mettere in un istituto tuo padre, tuo nonno, o tenerlo in casa con due badanti, una sabato e domenica e l'altro per i giorni feriali. Non avremo più la possibilità. Cosa farà un vecchio? Allora, ecco perché bisogna cominciare a ragionare. Se il lavoro scompare, noi siamo sempre più vecchi. L'Alzheimer è la seconda causa di morte, sarà tra breve, dopo gli infarti, degli ictus è la seconda, la terza causa di morte, è l'Alzheimer. Che cosa faremo se non riusciamo a dividere un concetto? Dividere il concetto di reddito e di lavoro. Solo per parlarne, amici, solo per parlare, non ne vuole discutere nessuno. Io vado a delle conferenze a Berlino, i tedeschi, gli austriaci, gli svizzeri, si mettono lì con i professori, premi Nobel, che parlano. Io sto a sentire, mi faccio tradurre, dico, ma è possibile questi concetti da noi? Non esistono neanche minimamente, neanche di parlarne. Che cosa succede? Tu hai un posto di lavoro, c'è molta gente che ha un posto di lavoro, ma non ha un posto di lavoro, ha un posto di reddito. Ed è disposto a fare qualsiasi cosa per avere un reddito, non un lavoro. È il reddito che ti inserisce nella società o ti disinserisce nella società. È quello. Si potrà arrivare, là parlano già in Austria, in Germania, di reddito di base, vuol dire reddito di base per tutti. Reddito di base per tutti come diritto alla vita, diritto di partecipare alla vita, reddito dal tuo figlio, tua moglie, i tuoi fratelli, i figli, tutto, ognuno ha un proprio reddito, il vecchio ha il proprio reddito. Come si pagherà? Non mi interessa, ci mettiamo lì e discutiamo, perché il problema vero e reale, che sarà la scomparsa del lavoro tra un po'. Ce lo dovremo reinventare.
però non ci possiamo reinventare la sopravvivenza. Chiude un'azienda, benissimo che chiuda, il libero mercato è quando un'azienda va male chiude, ma non può chiudere una famiglia. Allora dobbiamo pensare alle persone. Noi abbiamo fatto un reddito di cittadinanza come il nostro, l'abbiamo fatto, c'è, si può finanziare, ma noi vorremmo andare anche oltre e sarà un passaggio successivo, non subito. Noi abbiamo bisogno adesso di uscire dall'emergenza, quindi questo è un discorso futuribile, diciamo. Ma il lavoro, il reddito non è prodotto dal lavoro, Signori, guardate, il 40% è prodotto da gente che lavora, il 40%. Sul 100, 40 persone su 100 producono il reddito dal proprio lavoro. L'altro 20 sono i parenti, i giovani, i figli, che vivono di un reddito di transizione da chi lavora a loro. Va bene? L'altro 20 sono i pensionati e l'altro 10 sono quelli che prendono sussidi per sopravvivere. Quindi è il 40%. Allora, se il lavoro manuale scomparirà perché la macchina lavora in nero, Un frigorifero di 20 anni fa, un frigo di 10 anni fa, 20 anni fa, oggi costa la metà di quello che costava 20 anni fa. Un parrucchiere di 20 anni fa, oggi costa il doppio. Tutto ciò che è lavoro manuale è tassato, tutto ciò che è lavoro della macchina è in nero, non è tassato. Come si evolverà il lavoro? Sulla produttività e sulle macchine, sull'automazione, non certo con i lavori saranno sempre livellati sempre più in basso e sarai sempre ricattato e avremo generazioni di frustrati, come io ho 6 figli che devono uno laureato e fa il cameriere, quell'altro a fare non so che cazzo farà adesso, ma ha già cambiato, lo licenziano al sabato e lo riassumano al lunedì e passa il weekend che non capisce più che cazzo deve fare. Allora, sono discorsi. Noi stiamo coi piedi per terra, loro sono dentro un meccanismo diabolico che vi hanno spiegato. Io sono andato lì 2 volte, poi mi sono messo in cura sul lettino per 15 giorni, non sono più uscito di casa. Ma allora è veramente una roba che io non so come facciano. Ma poi noi perché abbiamo fatto così? Perché potevamo tenerci voi il vostro stipendio pieno, 16.000 al mese, brutti coglioni che non siete altro, ma io mi prendevo 42 milioni di euro, facevo il tesoriere e a Genova, figurati, con 42 milioni vivevo per 7 generazioni. Potevamo fare così, Casaleggio si comprava finalmente una casa decente, una macchina, c'è una Volvo del 70 rossa, quella lì che non sta in piedi. Allora, tanto arriva qualcosa che non si può fermare, noi abbiamo accelerato un meccanismo. Voi sapete che questi congegni qua adesso ci portano, ci stanno sentendo anche, non so, in centro di Siena. Fate conto che questa platea aumenterà di 7, 8, 10 persone in più, quindi... Era una battuta. Mi ha detto, ma no, saranno qualcosina di più. Però il cambiamento, le tecnologie modificano, siamo già diversi. E quando c'è un cambiamento, la maggior parte di noi non se ne accorge finché non vive col cambiamento che è già successo. Ci siamo dentro, non ce ne accorgiamo. L'abbiamo già fatta una rivoluzione, questa è una rivoluzione straordinaria, che l'abbiamo già fatta con l'inserimento di questa gente dentro una roba, un'architettura che non era prevista, la persona per bene, non era prevista. Uno che va lì e legge una legge. Ma chi l'ha mai visto in Parlamento? Ma loro fanno sì o no, e le leggi sono, il comma 7 modifica il comma 19, che modifica la legge del 45, che modifica la legge del 68, è così, sì o no? Noi andiamo a vedere, cazzo, comma questo, ce lo stanno mettendo nel culo, presto, è per forza. E allora, no, fermi. Sei grande, eh? Sei, guarda che sei il mio erede perfetto. No, come no. E allora, vediamo questi che si aggrappano, li stiamo costringendo a venire nel nostro campo. O dimostrano di essere persone per bene, per loro inconcepibile. O se no non hanno scampo loro.
No, è vero, io ho visto, si costituiscono partiti, i Fratelli d'Italia con questa, come si chiama? Allora, io li ho visti in televisione. Allora, la Meloni, poi c'è quello grosso che è... Allora, c'è la Meloni così, Crosetto così e la Russa. Sembrava il circo Barnum, l'uomo forte, il nano e la donna barbuta che è la Russa. Allora, e il loro slogan, usciamo dall'euro, hanno bisogno di esistere. Hanno bisogno di esistere, allora vanno sui temi che possono fare scalpore sulla gente. Fuori dall'euro c'hanno una fetta di italiani che vogliono uscire dall'euro. È semplice, ma non c'è dietro quel fuori dall'euro, non c'è nulla. Ci andremo fuori dall'euro, perché se non accetteranno le nostre condizioni, alla fine ci andremo. Ci andremo con i nostri metodi, ci andremo. E non serve neanche un referendum. Il referendum consultivo serve per l'informazione, ma non serve neanche un referendum. Si va via con una legge normale. Non esiste, i trattati europei non esistono, esistono trattati internazionali che possono essere recessi da una parte sola. Possiamo dire di no a un trattato perché è un vizio di forma, hanno firmato gli altri e siamo in condizioni di non poterlo mantenere quel trattato. Ci sono le condizioni giuridiche, amministrative, ma state scherzando? Quindi, ma vai a vedere il MES, il fondo salva stati, 700 milioni, noi ne diamo 150, dove li prendiamo? Ne abbiamo dato già 54, dove li prendiamo i soldi? Aumentando il debito pubblico, perché non possiamo fare altrimenti. Ma allora, mettiamo questi 700 milioni che stanno lì e poi c'è scritto fondo salva stati, non è vero, è il fondo salva euro. Se vai a leggere la legge, è di nuovo lì la semantica. Non è detto che un paese che è in crisi venga poi sovvenzionato con quel fondo lì, perché noi diamo i soldi e poi ce li prestano, è fantastico, eh? È fantastico. Allora, ma non è detto. Le caratteristiche sono quando un paese è in difficoltà e la sua difficoltà di questo paese può mettere in crisi l'unione monetaria in generale. Un momento. Allora, non è la stessa cosa. E poi 700 milioni, c'è scritto che devono essere, dato che saranno lì, come fondo, e non è un fondo. Non è un fondo. Quando saranno lì, sparsi in varie banche, quando saranno i 700 milioni, dovranno essere usati, dovranno essere investiti in una situazione con meno pericoli possibili in Europa. Secondo voi, i 700 milioni dove li investiranno? Dove li investiranno? Nei bond, qual è l'economia più forte dell'euro? Allora, noi diamo dei soldi che vanno a finanziare, che poi ci prestano, che vanno a finanziare una banca tedesca e vanno a finanziare i bond tedeschi, come l'LTRO, è il TRO, non riesce neanche a... il TRO! Cazzo! Vedete le aste, grandi i telegiornali, grande vendita di bot comprati, sono le banche che comprano e poi danno a garanzia questi bot che comprano le banche e la BCE mette di nuovo dei soldi che danno le nostre banche, che comprano i titoli, che danno a garanzia, è virtuale, è tutto virtuale, non c'è niente. Voi sapete che il PIL mondiale è di 70 trilioni di dollari, un trilione 10 alla diciannovesima, 10 con 19 zeri, il PIL totale. Il denaro circolante è 200 trilioni di dollari, tre volte quello che produciamo e quello che consumiamo. Non c'è nulla, le banche producono soldi dal nulla, non c'è nulla, non c'è un sistema. Ma perché? Chiedetemi un po', perché fanno queste operazioni? Perché il MES? Perché? Perché il Fiscal Compact? Perché? Perché? L'hanno firmato, sì, ma si saranno resi conto. Perché Monti ha firmato sta roba qua? C'è qualche motivo? L'unico motivo che vedo io, per cui firmare una cosa di un trattato che andremo là a togliercelo dai coglioni immediatamente, e lo faremo in un modo drastico, con tanta gente che ci seguirà, è l'unico motivo, è per tenere basso lo spread. Ora non chiedetemi di spiegarvelo perché non lo so! No, è complicato. Quindi noi dobbiamo stare tranquilli, cominciare a parlare di Europa, parlare come hanno parlato loro, di cosa fanno, dei nostri progetti, dei nostri programmi, è una meraviglia. Lui va a mangiare, non gli offrono, il pasto, quell'altro va al tassì, gli offrono il tassì, io vado, mi fanno pagare il doppio perché sono miliardario, però... Io compenso un po'.
Quindi noi ci vedremo in giro. Io farò 7 spettacoli che siamo al Teatro dell'Europa, li faccio a pagamento. E no, li faccio, è il mio lavoro, è giusto che il mio lavoro sia anche remunerato un po', perché io sono 4 anni che non riesco a pagare le tasse da 4 anni, cazzo. Ma non riesco a pagare le tasse da 4 anni che non guadagno un cazzo, almeno mi metto in circolazione, metto un po' in moto il PIL, diciamo, di casa mia. Va bene? Quindi ci vedremo in giro e la rivoluzione l'abbiamo già fatta, signori. E una frase che io ho copiato dal mio erede straordinario, che è questo signore qua, e no, sarai tu a andare nelle piazze, vedi che avete riempito. E la bellezza, sai cos'è? La cosa bellissima, che 2 anni fa, quando andavamo nelle piazze e presentavo le liste, la gente veniva perché c'ero io, appena presentavo chi doveva i candidati, andava via. L'anno scorso ho visto invece cambiare, poi io presentavo e loro parlavano e la gente stava lì. Questa volta me lo state mettendo nel culo, perché tutta questa gente è venuta per voi. Io vi ho fatto una sorpresa, spero gradita. Vi abbraccio, grazie, ciao. Sibilia. Sibilia, Tofalo e Cioffi, ma sono con noi? Ah, sono a Battipaglia, Sibilla, Tofa e Cioffoli e Tofano e Cioffoli. Dunque sono a Battipaglia e purtroppo loro sono a Battipaglia e noi a Siena. Cercate di farvi coraggio, è bellissima Battipaglia, ci sono delle mozzarelle fantastiche. Rimpinzatevi e siate su, siamo tutti insieme, grazie di tutto. Chi sono? Battipaglia? Ma Dio mio, funziona! Vedete perfettamente, vedete le immagini? Non c'erano più miniaturizzate, perché così l'oculista che cazzo fa? Ci operi tutti, ci viene la cataratta così. Grazie, ciao ragazzi, dov'è la telecamera? Ciao ragazzi, lì? Ciao ragazzi, dai che ce la facciamo, ciao. Fini qui? No, solo le 6:10. Ragazzi, andiamocene a casa, ci salutiamo. Che ore sono? Sono le 6. Che ora finiva oggi? Andiamoci a bere qualcosa, facciamo festa che vinciamo l'Europeo, dai. Grazie! Sapevo. Io adesso, nel senso che le continuerà a esserlo. Non stanno proprio.
tanto morendo per... È importante questa cosa, perché è il Parlamento che la dovete battere. Cioè, siamo bloccati alla burocrazia, non ci fanno andare avanti. Sono dei tempi burocratici, degli abusi di potere. Io non la farei anche, non lo so se posso farla. Chiaro, il tavolo si rompe! Delle sovrintendenze, delle regioni. Chiaro ragazzi, è stato bello! La mail! La mail! Dai la mail! Dai. Ciao, forza La mail. Forza! Grazie! Oh, sei tu, Riccardo! Grande! Allora, complimenti! Allora, la sua mail fa muore tutto. Riccardo, Patrizia, se hai bisogno di una mano sono qua, ragazzi, le liste per le comunali, così quello è tutto lo stato. Come si fa a contattare è un disastro anche perché ragazzi siate generosi, allora riscaldo molto però bisogna passare tramite lo seguite la io sono portavoce del mio tramite i deputati. Riccardo Fraccaro Gmail. La proposta di legge perché siamo anche per noi perfetto, grandi disastri. Ma infatti noi l'abbiamo mandata a 14 febbraio, a noi ce l'avevano Riccardo che continuava a telefonare. Ragazzi, calma. Prova, no. Ragazzi, signori, cerchiamo di defluire per cortesia, perché sennò è una tragedia, grazie. È bellissimo questo amore che c'è per i parlamentari, però defluiamo. State facendo un lavoro bellissimo, guarda, è una cosa incredibile questa. Signori cortesemente, cerchiamo di defluire, grazie. La gente vi vuole bene, eh? C'è pure il po'. Ragazzi, usciamo per cortesia. Usciamo per cortesia! Defluire! Aspetta un secondo perché vado in casino. Prova! Ragazzi, defluiamo per cortesia! Mi sa che è chiuso. Per favore! Dai ragazzi, per favore! Grazie! È un macello! Non esce nessuno. Poi esce. Prova cantando. Ragazzi, usciamo dalla sala, per favore. Per favore, grazie. Sta cercando di
Uscire per favore dalla sala, grazie. Grazie ragazzi. Dobbiamo andare via. Per favore. Allora staremo. Non ascolta nessuno, ovviamente. Sì, sì, lo so, vuole. Sì, sì, ti do tutto, non ti preoccupare. Per favore, grazie, uscire, grazie. Ascolta, mi dà il numero di telefono, ti mando la mail della collaboratrice di... Per favore, grazie! Segnatemi il numero. Anzi, segnatemi il numero, mi mandi un messaggino, vai, mi dici, vada, sono l'attivista di Cece, nome e cognome, e mi serve la mail 328 40 82 vai al prossimo 0 Diego Piccioli, perché poi quando ci ora si sente mia moglie, io ti chiamo, ciao, piacere, questo fine mese mi do un po' di consigli su come affrontare la campagna elettorale, perché non è così, usciamo per favore, ci mancherebbe, io sono le serie, ci siamo più si rompe il culo, grazie. Io glielo avevo detto di farle, però ora è un buon momento. Marco! Alessandro, mi sa che è di Alessandro.
Quando ho saputo che c'era Beppe è stato fantastico. Bella serata. Domani non ti preoccupare, non ne parlerà nessuno. Nessuno. Cioè di Maria Titi parla. Io oggi mi sono incazzato, la ministra, una signora anziana, un po' rincoglionita. Mi vede lì fuori e mi fa, oh, che fai? Non vieni, c'è da votare pensita. Le elezioni del sindaco ci sono a maggio, oggi c'è il sindaco, oggi c'è le elezioni del sindaco. Però oggi c'è le elezioni di venire in PT, ma 40 soldi, se da poco è 50 euro di niente. Tomasi. Grande! Thank you.
Lavorano per un periodo, poi vanno in cassa integrazione, poi dopo lavorano in più, si pagano di più, e poi invece lavorano, quindi non è che lavorano,